Allora, signori, buonasera e benvenuti. 5 secondi e cominciamo. 5, 3, 2, 1, pronti? Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti. Benvenuti su Ivanuli, il canale Twitch. Buonasera a tutti, ciao Davlu. A voi, signori. Paola Moscelli è arrivata. Ciao a tutti. Ecco a voi, Paola. Allora, andiamo a salutare Davlo, Atomic, Celes, grazie per l'abbonamento, Blue Shit Godsan, quello che è, Atomic, Christian e tutti gli altri. Benvenuti e benvenuti. Buonasera Paola. Buonasera, buonasera, buonasera. Come stai Paola? Come bene, stai? Bene, bene, grazie. Allora, come è andata oggi la giornata? Caldo, ragazzi. Che è tipo l'argomento numero uno di conversazione quando fa arriviamo caldissimo, a giugno. Fa caldissimo a Roma, fa caldissimo. Mia. Buonasera, signore. Buonasera, buonasera poliziotta maggiorata. Buonasera, buonasera a lei. Allora, vi vado un attimo a descrivere chi è Paola Moscelli. Paola Moscelli nasce l'11 settembre del 1991, alle soglie dei 30, anche lei. Allora, sono ancora 28, ok? Segno Vergine, ascendente Scorpione. Attenzione, attenzione a tutti gli scorpioni in chat, che questa qui punge. Ho studiato. In Zero Mic negli anni è stata la voce ed è la voce di Seras Victoria in Helsing, di Yuffie Kusaragi, se non sbaglio il cognome, in Final Fantasy Machina Breached, di Caulifla nei cortometraggi dei vari autori che doppiamo e soprattutto, per quanto mi riguarda, di Bart ragazzino nei progetti dei 9 capitoli. Già. Paola, tu ricordi un pochino come ci siamo conosciuti e te? Te lo ricordi? Correva l'anno 2016 e tutti e due eravamo più giovani. Sicuramente. Sì, era il 2016. Sì. Come ci siamo conosciuti? Tramite Sele? Sì, tramite Sele. Finiscono i miei ricordi. Fine. Non mi ricordo. Allora, io ricordo anche che ci serviva una Seras Victoria. Ci serviva una Seras. Tu avevi già fatto un pochino di doppiaggio, dei corsi, delle cose, delle... Tra l'altro lei è una signora attrice, cioè una signora diplomata, come si dice? Diplomata? Sì, diplomata. Un'attrice professionista, potremmo esatto. dire. E quindi aveva già fatto esperienza nel doppiaggio, a me serviva Seras Victoria e quindi Paola, non è che tra le altre cose vuoi unirti a Zero Mic e doppiare con noi? Già. E fu una scoperta, come vi ho già detto mille volte, perché oltre a essere bravissima, ci stava perfettamente anche su Seras Victoria. Seras Victoria che per me, è, cioè il legame che abbiamo è anche attraverso Grazie Alucard a... e Seras esatto. Victoria. Esatto. Quindi è stato un bel investimento che ha portato solo valore agli Zero Mic e a tutto il progetto Zero Mic. La mia ansia da prestazione ti sta ringraziando dopo questa cosa, sicuramente doppierò. Tranquillizzate Paola. Tranquillizzate molto Paola, bene, tranquillizzate bene. Paola. Allora, siamo muniti di ventilatori, ben due dei ventilatori, uno USB che ci spara in faccia. Esatto. E da come vedete dei suoi capelli. L'altro è là. Ce n'è uno postato là che spara direttamente qua, quindi non dovremmo avere troppo caldo. Forse. Allora, tu lo sai Paola cosa ti succede questa sera? No. Io non so nulla. Io non so assolutamente nulla, ragazzi, non ho idea di cosa. Ciao Lollino. Questa è la musichetta dell'iscritto, quando si iscrivono. Ah, ok. Ciao Lollino, bene, benvenuto. C'è anche il comando bevi, vedi? Usano i fagioli per dire bevi. Ah, e noi, cioè, tendenzialmente noi beviamo. Hanno usato il comando, quindi. Sì, 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 i fagiolini di bazar. Questa sera, la cara signora Paola si sottoporrà alle 15 domande tremende del questionario di Proust Cigliano. A cui tu bene. Risponderai con tutta la calma. Come vedete c'è anche sullo schermo un countdown perché abbiamo il tassativo, cioè alle 11 dobbiamo terminare, quindi spariamo un pochino di velocità, capito? Bevi ancora, mo ci fate pisciare due giorni, basta una volta sola. Sono già quota. Ciao Manuel, c'è Cyber, ciao a tutti, buonasera Paola, ti saluto. Buonasera a voi. Vi ricordo ancora che Paola è tuttora la voce di Caulifla nei cortometraggi, Caulifla, che si dice lesbicozza, chiamano insomma, poverina, insieme a Kale, che è Eleonora,
la voce di Yuffie in Final Fantasy, per tutti i fan di Final Fantasy Machina Bridge, è Yuffie, quella impazzita sclerata di Yuffie, cleptomane tra l'altro. E Seras Victoria appunto in Helsing Ultimate Bridge. Mancano due episodi, tu sai che ce l'ho qua, Helsing. Sì, lo finiremo. Adorano Yuffie. E veramente ti viene fuori semplice perché è un lato del tuo carattere. Sì, ma io l'ho detto, Yuffie e me senza filtri, cioè al di fuori di una società civile sono io. È assolutamente lei, perché quando leggiamo le battute, insomma, ci vediamo gli anelli, eccetera, ti vengono naturali, quasi buona la prima. Quindi è liberatorio. Sì, assolutamente terapeutico, direi. Terapeutico. Questa sera tu avrai 15 domande, okay. E se volete potete usare i fagioli per far leggere l'oroscopo del mese corrente, quindi ormai è finito giugno, siamo a giugno, del vostro segno zodiacale. Quindi potete usare i fagioli per far leggere a Paola il vostro segno zodiacale per quanto riguarda giugno 2020. Che dai, pure giugno ce lo siamo levati dai coglioni. Guarda, mancano ancora sei mesi, zitto. Mancano sei mesi alla fine dell'anno. Natale dietro le porte. Manca poco. Io apprezzo questo ottimismo ogni volta glielo dico, ma come dire... Non lo so. Allora, noi ci siamo conosciuti, quindi hai detto, perché tu sei più vergine su questo, nel senso più pragmatica. Assolutamente. Siamo conosciuti nel 2016. Yes, autunno 2016. Quindi quasi 4 anni fa. 4 anni fa. Per certi versi a me sembra molto più tempo fa, o no? Pesata così tanto questa amicizia? Cioè c'è qualcosa che devi dirmi, Ivan? C'è qualcosa che non so? No, però mi sembra... quando penso al 2015-2016... Ciao Diego, benvenuto! Ciao! Quando penso al 2015, già quando penso al 2010 mi sembrano 20 anni fa, già quando penso all'inizio della pandemia, a proposito della pandemia, Paola, tu come... No, qualsiasi cosa tu stia per chiedere, la risposta è no. Come l'hai vissuta questa pandemia? Cosa hai fatto di bello? Allora, posso dire forse di essere in minoranza? Ma a me la pandemia è servita per certi aspetti, nel senso che l'ho vissuta meglio di quanto abbia vissuto poi la fase 2, il post pandemia, perché in realtà per me la pandemia è stata proprio un'occasione per riscoprire la creatività. Quindi ho ripreso a fare un sacco di cose che non facevo da tanto, dal disegnare al proprio riarmeggiare con carta, colori, eccetera. Ho recuperato un bel po' di serie che non vedevo da parecchio, ne ho iniziate di nuove, ho fatto un po' di rewatch, eccetera, eccetera, un po' nerd. E in generale no, l'ho vissuta bene, sono rimasta qui a Roma con una mia coinquilina, che tra l'altro è anche una mia amica. Hai fatto una cosa molto bella per tutti i fan, io purtroppo non sono fan, lo ben sai, ma hai fatto delle letture. Sì. Di che cosa? Ho fatto delle letture interpretative di libri, a mia scelta, un po' come si dice da noi, a sentimento, insomma, e ne ho postate, ci sono delle IGTV che ho fatto, e 3 ogni settimana. Tu su Instagram sei sempre Paola Moscelli, giusto? Paola Moscelli, sì, il nickname per essere precisi è P. Ramoscelli. P. Ramoscelli, attaccato. Da Piros, da fuoco? Esatto, sì, c'è un po' anche di quello, ci sono più livelli di lettura, quello è uno di quelli, esatto. E quindi mi sono dedicata a questo ed è stato bello perché faccio la dab. Ho ripreso un po' l'allenamento e no, è stata una quarantena per certi aspetti terapeutica. Quindi... Guarda, io ho apprezzato, perché proprio ci sono un po' legato, Il Piccolo Principe. Anch'io, io penso sia uno dei miei libri preferiti. Ed è stato il mio primo libro che ho letto. Ah sì? Sì, in tarda età, a 16 anni ho letto il mio primo libro completo. Ho sempre iniziato un sacco di libri ma non l'ho mai finiti. Il primo che ho finito in una sera, tra l'altro, mi fu consigliato da un amico: guarda, leggi Il Piccolo Principe perché è la svolta. E dico, che è sta roba? No. Folgorato, bellissimo. L'ho portato ad esami, a letture, a dizio, tutto. Sì. È la vita, Il Piccolo Principe. È bellissimo, è un libro bellissimo e io ci sono anche un sacco affezionata perché mi fu regalato, mi sa, all'inizio delle scuole elementari da mia zia e con la videocassetta, cioè l'audiocassetta, per essere precisi, altra cosa vecchissima di tempi ormai andati. E con appunto tutta la lettura, con queste voci molto belle, molto calde. Ti ricordi chi era l'audiolettore? No, tra l'altro ce n'era più di uno.
perché c'era il narratore, voce, sì, c'era il bambino, la volpe, il serpente, il bambino, c'erano praticamente voci per tutti i personaggi, la rosa, quindi sono molto molto affezionata, è un libro che rileggo ogni volta molto volentieri e secondo me ci stava un estratto di quel libro per ovvi motivi. Quindi sì, è stata una quarantena interessante sotto tanti punti di vista. Ci chiedono dei disegni, non c'è niente qua al volo. No, vero? No ragazzi, ora disegnare come hobby, ma non vi aspettate, insomma, Picasso, ecco. Però insomma, se volete potete seguirla su Instagram, Pira Moscelli, yes. Pira Moscelli. Pira, esatto. Come il Pyros, The Pyros. Esatto. Allora, io andrei con la prima domanda, se non per dire un'ultima cosa. Ragazze, questa ragazza è pugliese. Madonna, sì, sono di Bari. So solo dire Chicose, che non so dire nient'altro. Possiamo lavorare su questa cosa? Chicose. Lo devi dire, cioè... Di Bari, Bari. Il barese è cattivo, cioè il dialetto barese è un dialetto cattivo, come dico, se... Esatto, di che Bari. Poi... Lui è quello che ti dicevo, Davlo. È pugliese. È pugliese. Che spettacolo. Tu che sei di? Bari. No, del paesino che mi hai detto? Nata a Putignano, ma praticamente solo nata a Putignano, poi vissuta a Bari. Ciao Marilis. Marilins. Credo che sia. Mi sa che ho anche capito chi è. Comunque. Di Ceglie Messapica. Messapica. E dove sta? Di Ceglie. In Puglia. Vicino a Monopoli? Vicino a Barletta? Google Maps. Ceglie non mi è nuova come città. Ceglie. Ci sei mai stato? Io sono stato. Provincia di Brindisi. Di Brindisi. Allora, andiamo a conoscere Paola Moscelli. Sì. Mamma mia. Quanto ne hai da dire? Prima domanda di 15, Paola. Vai, spara sta bomba. Il teatro, come si dice, il palco è tuo. Prima domanda. Madre mia. Sì, vai, Ivan. Tira fuori l'ascendente Scorpione. Sì. Il tratto principale del tuo carattere. Il tratto principale del mio carattere. Oddio. Prego. Il tratto principale. Il tratto principale. Prego, io intanto leggo la chat. Se posso chiedere l'aiuto da casa, scusate. Jerry Scotti, 50 dov'è? 50, l'aiuto del pubblico. E iniziamo con il terzo grado. Mi devo preparare a questo. No, il tratto principale del mio carattere. Mi verrebbe da dire forse la sensibilità. Oh. Sono una persona sensibile. Senti il pungiglione che viene fuori. Sì. Sensibilità. Sì. Perché? In che senso? Perché fa parte di me. Sono una persona, mi considero molto sensibile e anche molto emotiva. Fino a un po' di anni fa tendevo a mascherare molto la cosa. Quindi non, diciamo, era una parte, un lato che emergeva fuori solo con pochi eletti. Ho visto che hai letto il commento di Manuel e ti è salito l'embolino. No, aspetta. Ascendente Scorpione, mannaggia. Ragazzi, è la vita, non si può essere perfetti, o forse sì. Invece da un po' di anni a questa parte, con la maturità, diciamo che è un lato che viene fuori più facilmente in generale. Ma la sensibilità ti è servita anche nel teatro? Sì, sicuramente, tanto, e secondo me la formazione accademica ha contribuito molto sia a farmi entrare più in contatto con questo lato del mio essere, e sia poi di conseguenza è stato un lato che si è rivelato utile, perché il mestiere dell'attore è il mestiere del mettersi nei panni dell'altro, fondamentalmente, secondo me. Quindi la sensibilità sicuramente aiuta, aiuta tanto in questo, se veicolata in un certo modo, perché secondo me, se non gestita, può diventare un'arma a doppio taglio, nel senso che può creare poi anche malesseri. Sì. Quindi, ecco, imparare magari a gestirla e a non farsi poi sopraffare dalla sensibilità stessa, secondo me è la svolta, cioè almeno per me è stato così. Se fosse un elemento, questa è una domanda extra, se la sensibilità per te fosse un elemento, sì, sarebbe terra, fuoco, aria o acqua? Forse acqua.
ti direi forse o acqua o aria. Sì, uno di faccio due. Così viene fuori, sento che viene fuori l'ascendente, lo scorpione, è vero, un segno d'acqua, è d'acqua, è vero, sì. Sì, sì, sì. Quindi la sensibilità, il tratto principale del tuo carattere è la sensibilità. Sì, secondo me sì. Bene. Quindi andiamo alla seconda domanda. E ora ti si ritorcerà conto. Esatto. Vai. Seconda domanda, il tuo principale difetto. Principale. Finiamo dopo principale. Oddio, principale forse l'essere perfezionista, quindi l'autocritica. Sono molto. Questa molto è la stessa risposta, scusami, che ha dato Alessandra. Sì. L'autocritica, sì. Credo, vedi, perché io ad Alessandra voglio vergine, proprio bene. Ascendente vergine, quindi è una cosa. Che Alessandra è ascendente vergine, certo. È gemelli ascendente andiamo, vergine. Perfetto. Il suo difetto è disse l'autocritica. Tra l'altro, costante. Sì, sì, sono molto molto critica in qualsiasi cosa. Devo dire che sto imparando. Ciao Tiny Mighty Kerry, ciao, benvenuto, benvenuto. Devo dire l'ho smussata abbastanza. Però la tendenza è quella, cioè nel senso qualsiasi cosa io debba fare, non c'è il vabbè così a caso, tu intanto fai, no, no, come la fai, come la organizzi, come la sistemi, eccetera, eccetera. Sì, mi spavento, scusate, mi devo un attimo abituare, sono sensibile, l'ho detto. Quindi direi quella. Ma sei autocritica anche sulla sensibilità? No. Oh, no, niente. No, quello. L'autocritica dici nell'atto pratico, sì. Non nelle emozioni. No, no. Quindi non ti autogiudichi, che senso di colpa. No, perché poi. Allora, il discorso è questo: non è che uno sceglie quali emozioni provare. Sì. Le emozioni non si scelgono, le provi e basta. Quindi non ha senso criticarle, perché alla fine è umano. Tutte le emozioni servono, sia quelle positive che quelle negative, perché sono lì per dirti qualcosa, per comunicarti qualcosa, se ti metti nella condizione di ascoltarle. Certo. E quindi in realtà sono una risorsa poi per certi aspetti. Quindi no, in quello no. Ti parlo proprio nel pratico, nel fare, quindi per esempio... Ma anche sugli altri? Sugli altri molto meno. Sugli altri sono molto più comprensiva, nel senso che... Magari appunto posso non condividere delle cose eccetera, però mi considero aperta al dialogo. Cioè comunque ci tengo tanto al confronto, al capire che cosa spinga una determinata persona a fare o dire le cose in un determinato modo eccetera. Quindi su quello in realtà no, mi considero molto più flessibile, molto più morbida e molto radicata verso me stessa. Ho capito, hai capito, avete capito? Allora, il principale difetto, l'autocritica, però nell'atto pratico. Questa cosa non mi dispiace. Nel senso che a me non piace l'autocritico che poi è costante, cioè nel senso che è martellante, no, quei finti umili che continuano a spargersi il capo de cenere e sono sempre lì che non capiscono cosa fare, quanto valgono, eccetera. A un certo punto, secondo me, alla soglia dei 30, dai, mannaggia, guarda. Bisogna un attimo iniziare a dire cosa so fare e cosa no, quali sono i limiti, indubbiamente, sì. Però iniziare ad aggredire questi limiti e tirare un po' le somme. Quindi l'autocritica io sono d'accordo, soprattutto nella recitazione, nel doppiaggio, eccetera. Perché ci mette davanti comunque, a un certo punto sbattiamo contro questo specchio, sì. Contro questo muro. Sì. E quindi la reazione dovrebbe essere, secondo me, quella costruttiva. Cioè guardare che in quel momento sono storto, disequilibrato, e cercare di trovare l'equilibrio in quello che faccio, in quello che dico, in modo costruttivo. Sì, secondo senza me ci deve flagellarmi. Essere, sì, e ci deve essere, secondo me, per quanto possibile, una base proprio di oggettività. Cioè, nel senso, proprio perché deve essere un qualcosa di costruttivo, alla fine è utile vedere determinati limiti, vedere che magari non si riescono a fare determinate cose. Certo. Il limite è bello. Esatto, ti aiuta poi a crescere ed è uno sprone molte volte proprio per migliorare, per lavorare poi anche su se stessi in tutti gli ambiti. Quindi in quel senso sì, l'autocritica diventa pesante, come dicevi tu prima, nel momento in cui è distruttiva, cioè va a demolire qualsiasi cosa uno voglia anche cominciare a fare. Sì, sì. Cioè è pericoloso quando ti tarpa un po' le ali, cioè
parti male e non parti o non parti proprio. Sì, ed è peggio ancora quelli che lo fanno quasi apposta per avere un po' di spazio nel mondo anche, verso anche, gli altri, anche, si autoflagellano, sono sempre quelli che se stanno lì a macinare. Esatto, ecco, esatto. Quello non porta a niente. Quello no, quello no. Una no. sana, matura, responsabile. Sì, sì. Punto di vista su quello che uno sta facendo in quel momento lì, che ha scelto di fare. Ecco, sì, attraverso sì. la scelta, mm-hmm. secondo me, mm-hmm. è il momento di essere criticos, cioè di guardare sia il lato bello, perché critica è una cioè è un sostantivo che viene usato sulla parte negativa, ma in realtà certo. la critica fa parte, cioè non è negativa, è anche costruttiva, positiva o negativa. Comunque è anche positiva. Quindi in quel momento in cui tu fai una scelta, che tu dici ok, sto facendo questo, voglio fare questo, dove arrivo, fin dove arrivo, posso dare di più, posso dare sì. di meno. Quindi su questa cosa sono d'accordo, cioè sì. mi piace dipende, il terreno su questo. Sai cosa, dipende anche dal modo, cioè nel senso, e secondo me è il modo che fa la differenza e che rende una critica, cioè dà alla critica una connotazione negativa o positiva. Perché se non c'è gentilezza, mm-hmm. la critica è negativa ed è pesante, sì. ma questo non vale solo sull'altro, secondo me questo vale soprattutto su se stessi, cioè è interessante vedere, prestare attenzione a come la nostra voce interiore parla con noi stessi, mm-hmm. banalmente, sì. quante volte magari capita di fare un errore, di sbagliare qualcosa eccetera eccetera e dire ma quanto sono cretina, ma sono proprio deficiente, proprio di insultarsi, però se magari un amico o una persona a noi cara, un partner, una persona così, no? commettesse lo stesso errore, la nostra reazione sarebbe la stessa? Cioè andremmo da quella persona a dire sei proprio deficiente. Magari poi c'è anche chi lo fa, però mi chiedo che personcina sei? Che persona sei? No, per favore, lontana da me. Quindi, però è molto radicata. Ciao Leonix, ciao. Benvenuto, benvenuto. Ciao. E invece la chiave secondo me è quella, cioè la parte più difficile, personalmente parlando, è proprio imparare ad essere gentili con se stessi, soprattutto nell'autocritica. Mm-hmm. Sì, sono d'accordo. Perché secondo me poi la differenza sta là. Sono d'accordo. Se diventa costruttiva o distruttiva. Sì, perché la gentilezza non è una dote che hanno tutti. No. Purtroppo, tra l'altro no. forse non è neanche una dote, cioè secondo me è a pari passo con l'educazione e con la sensibilità. Sì. Cioè una sì. scelta. Sì, essere è una scelta. Gentili è una scelta. Sì, sì, sono Io d'accordo. In quel momento in cui decido di parlarti, il mio cervello fa uno switch, fa un cambio, dice la aggredisco o cerco la gentilezza attraverso lo sguardo, la rilassatezza il per modo. Capire, per ascoltare. Certo. E lì si sviluppa tutta e là si aprono ampie gambe umane in giro. Di persone gentili, allora persone buone ne ho conosciute, sì. gentili un po' meno, sì, cioè, la gentilezza idem. È un po' diversa, l'eleganza non nel vestiario ma nel modo di nell'animo porsi, nell'animo proprio, sì, sì. L'eleganza è una dote veramente difficile, sì, soprattutto in d'accordo. Questi tempi un po' tremendi, un po' veloci, un po' tutti così. Sì, dove c'è questa competizione che anche lì può avere connotazioni molto negative. Perché se poi porta ad attaccare l'altro, a giudicare l'altro, a criticare l'altro, è distruttiva ed è tremenda. Cioè, basta vedere veramente certi commenti di odio che si leggono sui social, in giro su internet. Oh, cosa mi hai detto? Tremendo. Tu lo sai. E poi andiamo alla prossima domanda. Ho detto più volte in live, anche l'altra volta con Alessandra e con Alessandro. Ho detto la cosa più brutta che io ho vissuto in questa quarantena, che in realtà non so, 40 Oddio, giorni, sì, sono stati due mesi e mezzo, non è stata la fame, non è stato il sito dell'Inps che non funzionava, non è stato lo stare a casa, mascherina, gel, una cosa tremenda, sono stati i social. Io nei social, con cui lo ci so. Sono cresciuto, perché lo sono entrato so. Nei social nel 2009, cioè 11 anni fa, su Facebook, mai avrei pensato una tale ignoranza, ma anche la cattiveria, la cattiveria, la cattiveria. Una cosa sì, tremenda. Sì, sono molto d'accordo. Io ho letto delle cose umanamente secondo me tremende e ma poi vabbè, le cose più disparate, c'è anche cose campate per aria, i complottisti, oh mio papà, Dio, Bill Gates, c'è 5G, sì, c'è il 5G, il mercurio cromo, cioè delle cose
delle cose tremende, però anche quello è indicativo, secondo me. Sì, ma la cosa brutta, per esempio, Alessandro Bianchi notò la voce di Goku, per esempio, notò questa cosa, cioè evidenziò questa cosa, che uno non ci pensa fino in fondo perché è troppo immerso. Sì. Ma queste cose, alla fine della fiera, duravano un paio di giorni. Sì, erano Silvia un po' dei fuochi di paglia, diciamo. Silvia Romano, che c'è stato quella shitstorm contro di lei, povera. Guarda, ti giuro, ho fatto un veleno, apro e chiudo parentesi, ho fatto un veleno a leggere quello che è stato scritto su quella donna, ragazzi. Beh, è durata due giorni, e poi qualcuno si ricorda il nome di sta ragazza? Frega un cazzo. E anche qua si apre un altro scenario, ma non entriamo nel merito, questa due live giorni potrebbe dopo durare 5 ore. È iniziato il calcio, è iniziata Champions League. Sì, sì. Ed è tutto passato in priorità, secondo piano. Priorità. Sì. Arriva l'argomento, si sputa merda, si scrive la qualsiasi, senza responsabilità, senza pensare che il tuo pensiero può contagiare. Può ferire, può far del male. Un'altra persona, e la gente scrive senza problemi. Sì, sì. Cioè è proprio come merda. Se... quello che vedo io è che è come se i social fossero... una cosa a parte. Cioè io mi chiedo, tante cose che leggo su internet, che leggo in risposta a determinati post, commenti tremendi, eccetera, mi chiedo sempre, ma tu, persona che hai scritto questa oscenità, no? Avresti il coraggio di dire quella stessa cosa di persona? Never! Esatto! Mai! E questo è il problema, è proprio quello. Il problema è quello. Cioè, un'offesa non perde... di potenza se scritta, cioè è tremenda tanto se la dici di persona così quanto se la scrivi su, certo, su una chat, solo su che sul social c'è la responsabilità. Esatto. Quindi io ho avuto esperienze a Romix, sì, la fiera del sì, fumetto, sì. Siamo andati anche insieme un paio di volte, dove trovavo dei fan di Zero Mic che erano gli stessi che poi, conoscendosi, avevano scritto delle cose. Mm. E quindi io richiedevo, ma quella cosa lì, perché io poi mi ricordo tutto, infatti... su sta roba, me la rispieghi un attimo? No, guarda, ci stava un attimo, no, ma stava di una cosa, sì, ma sì. Che problema c'è? Sì, perché sì. È così. E su questa roba qua è molto meno pesante di quello che, per quanto mi riguarda, ho vissuto nella pandemia sui social. Certo. Ma ci sono cresciuto 6 anni su Zero Mic, sui commenti di gente che te scrive qualsiasi puttanata costantemente, sempre, eccetera. Poi quando ce li hai davanti si cagano sotto. Sì, ecco, i leoni da tastiera, assolutamente, ecco. Così sì. Quindi non c'è niente da fare. In questa pandemia è stata ancora di più esasperata questa cosa. Sì, ma perché questa pandemia, secondo me, ha semplicemente evidenziato falle che c'erano già da prima. Cioè, non, secondo me non ne ha create di nuove, o perlomeno non principalmente. Ha semplicemente evidenziato falle che c'erano già prima, sotto tanti punti di vista. Solo che in una situazione drammatica come quella pesano il triplo. Sì, la noia è stata una pausa pranzo in questa pandemia che ha tirato fuori il peggio. Sì. Non di tutti, mai di tutti. No, non si fa mai di tutta erba un fascio, quello no, però, per fortuna. Però di alcuni sì. Ma cose tremende. Io penso di aver cancellato 10-15 persone dai social. Sì, io ho rivalutato rapporti interpersonali. Cioè proprio anche di situazioni politiche proprio lontanissime. Sì, quello soprattutto. Allora, ricapitoliamo. Il principale tratto del tuo carattere è la sensibilità. Sì. E su questo sfondi una porta aperta, ecco, con qua. Me. Ecco, sfondi una porta aperta. Il tuo principale difetto, l'autocritica sulle azioni compiute, sul metodo, diciamo, sì. Molto, molto, diciamo, osservatrice. Sì. Passiamo alla domanda 3. Vai. Per 2 anni di vita mi stai facendo ringiovanire. Dimmi. Paola. La qualità che vorresti avere. Questo è interessante. La qualità che vorrei avere. Qualità. Sì. Qualità. Benissimo. Non la quantità. No, la qualità. La qualità. Essere più sfacciata in ambito lavorativo. Oh, ma stai dando le stesse risposte di Alessandra. Alessandra disse... Vero.
La para... no, la... sì, la paraculaggine, la faccia tosta. Sì, la sfacciataggine. Nel lavoro, tra l'altro, nel lavoro, uguale. Io l'ho detto che io ad Alessandra voglio bene a tu prescindere. Tu e Lin siete la stessa cosa. Sì, per sì, niente sì. Sei stata Bart ragazzino e lei è Lin. Quindi esatto, perfetti, esatto. Perfetti. Sì, no, direi un po' di sfacciataggine. Che ci sto lavorando su, devo dire ci sono dei miglioramenti, insomma. Però direi quello. Direi quella lì. Perché hai avuto brutta esperienza su questo? Cioè esperienza dove hai detto cazzo se quella volta avessi buttato giù due bicchieri di tequila in vino veritas. No, non per quello. E, sì, ci sono state delle esperienze in passato che col senno di poi gestirei diversamente. Però secondo me fa parte poi anche del percorso di crescita. Cioè anche lì non mi voglio flagellare. Sono esperienze, uno poi rivaluta delle cose, impara e si spera cresce, migliora. Ma pensi davvero che in quelle situazioni con la paraculaggine, con questa faccia tosta avresti risolto delle cose? Cioè allora, lo pensi o credi? Allora, non lo saprò mai perché ormai è andata, quindi si può solo ipotizzare, ma è inutile ipotizzare su cose ormai accadute, non serve a niente. Certo. E secondo me in certi contesti, in certe situazioni e soprattutto con certe tipologie di persone, la sfacciataggine serve, un po' di sfacciataggine serve. Ti dirò, nei rapporti interpersonali, nel farmi valere di più, nel far valere di più il mio pensiero, le mie idee, la mia volontà, eccetera, sono cambiata molto. Perché prima tendevo a stare molto più zitta, perché avevo timore magari di mancare di rispetto, di essere magari fraintesa, di offendere e cioè sarei morta dentro, cose così, quindi mi frenavo tanto. Invece adesso no, questa skill l'abbiamo acquisita, abbiamo messo la spunta, ok. Quindi questa cosa, ecco, nei rapporti interpersonali è migliorata. Sull'ambito del lavoro ci sto ancora lavorando. Lavoro, battuta tremenda. E comunque ti dicono esco. Sei forte, sei simpaticissima. Grazie. Grazie. Paolina grazie. È fantastica. Forse Paolona, perché se dico Paolino mi mena. Paolina. No, ma guarda, tutti. Allora, me io di Paolina. Sì, ragazzi, ma non sei il sole, è dall'età di 3 anni che io convivo con Paoletta e Paolina. Paoletta, Marina! C'è il tipo, la mia amica d'infanzia. Scusa, dove sta? Marilins. Ah, è lei. Amore, ciao. E, no, allora, lei è una mia amica d'infanzia, nel senso che siamo letteralmente nate a un mese di distanza e ci conosciamo da allora, perché le nostre mamme sono amiche. Lei è bilancia? Lo so. Il più bel ricordo che hai con lei? Oddio, non c'è, non, uno solo... Diciamo quello che mi... Uno di quelli più divertenti è... allora... Io avevo una bicicletta, lei sa già cosa sto per dire. Io avevo una bicicletta, mi avevano regalato questa bicicletta, avevo tipo 4-5 anni. Tra parentesi, non so andare in bicicletta, non ho mai voluto... No. Ragazzi, lo dico, io non ho mai voluto imparare ad andare in bicicletta, so andare sui pattini, ma già non ride. La bicicletta, già ride. Quindi avevo questa bicicletta, mi era stato tassativamente vietato di usare la bicicletta in casa. Ovviamente io ho usato la bicicletta in casa, perché è ovvio che l'avrei fatto. Grandi corse, immagino. Grandi corse, e Marina veniva spessissimo a casa mia, perché prima abitava proprio su, al piano sopra. Quindi ci vedevamo sempre, giocavamo sempre insieme. E un giorno c'era questa lite su... Esatto, hai distrutto casa? Quasi, ci siamo vicini! C'era questa lite su, no vado io, no vai tu, no vado io. E nel mentre ci contendevamo il manubrio, c'era un, c'è tuttora, un bellissimo mobile antico di mia nonna, a cui mia mamma tiene veramente forse più di quanto tenga a me, e dopo questo episodio sicuramente più di quanto tenga a me. Bene, noi abbiamo sfregiato questo mobile. Marina. Ma nel senso che abbiamo proprio fatto un solco, cioè tirando questo manubrio, il freno... Frase a caso per i 5 mesi... Buongiorno a tutti, ciao Davide, grazie per l'abbonamento. Ciao, grazie ciao. Per l'abbonamento, Davide. E quindi, insomma, c'è questo solco in questo mobile da allora, imperitura memoria. Ti lascio immaginare la reazione di mia mamma. Certo, non c'è stato verso di risolvere questa cosa. Quel graffio è sempre lì, noi ogni volta lo guardiamo e ridiamo, io e Marina, perché il ricordo dei vecchi tempi. Ma la cosa più bella è che per il rapporto che avevano le nostre mamme, come si dice da noi, erano mazzate doppie, quindi le abbiamo prese rispettivamente da entrambe, e devo dire sono quelle cose formative tipiche delle famiglie del sud, direi. Vieni qua. No, non c'era il vieni qua, c'era
sguardo laser, odio negli occhi, distruzione. Non avevi neanche il tempo di capire da che parte stesse arrivando cosa. Molto, molto istruttivo. Bello, veramente bello. Quindi ti direi uno dei primi ricordi è questo. Ma ce ne sono tanti, ce ne sono tanti. So che mi stai per fare la prossima domanda. Sto per farti la prossima domanda. Vai. Tra l'altro vorrei rispondere a Vadim Twitch Gamer, che io li leggo i messaggi, li leggo, solo che lascio parlare Paola, l'ospite. Che l'ho scritto. Prima mi hai scritto, mi hai chiesto se doppiavamo Sao Abridged. No. La risposta è no, come vedi. Ho memoria, ho memoria. Paolina! Sì. Paolina! Quarta domanda. Quando fai così mi metti paura. Dimmi! Abbine. Non ce l'ho da mo. Stato... Quindi aspetta, la qualità che vorresti avere? La sfacciataggine. La sfacciataggine, la paraculaggine. Eh sì, quella roba lì, insomma. Comunque io consiglio due bicchierini di tequila. E prima di lavorare, doppi da Dio. Sicuramente. Ma un sai che c'è tutta una scuola russa di teatro che bevono come zampogne. Io sono che fanno apposta. In che condizioni versa il loro fegato? Per cultura. Non lo so, se ce l'hanno ancora. Ecco, quindi però tendenzialmente lavorano così, quindi secondo no, me no, io acqua. Provare. No, ma acqua con l'acqua, guarda, credimi, sto una favola, proprio lasciatemi nella mia acquetta. Quarta domanda. Vai. Paola il Blanco, sì, è un vecchio video. Adesso non mi puoi rispondere come Alessandra, che sennò ricarico la live. Non lo so come ha risposto Alessandra, però dimmi. Io so, sì, ma me lo sento. Te lo, me lo sento nell'animo. La cosa che più ti piace fare al mondo. Guardala, sentila, sentitela. Allora, sono tre cose insieme. Perché per me sono un unicum. Cioè, attenzione. Sono un unico. Non te l'aspettavi, questo unico. E recitare, cantare, ballare. Calla. Anche Alessandra l'ha dette tutte e tre. Lo disse recitare, però penso che dentro ci fosse. Ora, io non è che voglia dire, per carità, però a un attore, no? Trovatemi un attore che vi dirà qualcos'altro. E si scoprì una caterva di attori, vabbè, direbbero altro. Sì, sembra banale, però. Però quello. Tu come hai scoperto la recitazione? Come ti sei avvicinata? Che età avevi? Ti piaceva? Allora, io ho cominciato all'asilo. Mi divertivo tantissimo a fare le voci e organizzavo i teatrini a casa mia, obbligando in primis quelle care persone dei miei genitori a sedersi così e guardare questi teatrini improvvisatissimi, tra l'altro. Paola disse il circo, siamo lì. Ecco, esatto. E quindi ho cominciato così con le amiche. Ogni volta, ma della serie che proprio loro a un certo punto smettevano di giocare, si sedevano e mi dicevano fallo tu. E io rimanevo con 50 pupazzi in mano a creare cose a caso. Quindi ho cominciato. Marionette, pupazzi. Sì, marionette. Ma anche proprio. Hai presente quei personaggini piccolini degli anni 90, tipo di Doremi, di Sailor Moon? Sì, come no? Quelli, io avevo quelli con tanta gioia e li tenevo cari. Ciao! Madre Navale, ciao, benvenuta! Ciao! Brava Paola, forse ti conosce. Sì, mi conosce. mi conosce. Anche è uovo mia sodo, cugina. Mi sa. Anche uovo sodo. Sì. Oddio santi. Va bene, ciao a tutti, andiamo avanti, insomma. E poi alle scuole elementari ho cominciato con le imitazioni, prima dei compagni bellissimo. Di classe, poi dei vari professori, alle scuole medie, superiori, eccetera, ma quello che io adoravo, scusatemi, lo devo dire, Anna Marchesini io l'ho amata e mi divertivo tantissimo da bambina ad imitare tutte le pubblicità che lei faceva dell'abbonamento Rai. Me le preparavo e puntualmente quando ci riunivamo in famiglia, quindi spesso, ma soprattutto appunto in occasione tipo il Natale, la Pasqua, cose così, c'era il momento imitazione, quindi con tutti i parenti e io che imitavo mio padre che ogni tanto si prestava a fare bassa manovalanza e quindi ho cominciato così, questo fino alle scuole medie, quando ho cominciato a interessarmi anche al doppiaggio. Perché ho cominciato. È arrivato il doppiaggio. In realtà fine elementari perché ho cominciato con i Pokémon. Sempre nel mio cuore, sempre fedelissima ai Pokémon. E ho cominciato con loro, con fare tutte le varie imitazioni dei primi 150 Pokémon. Andavo fierissima. Ciao Alexi Frog. Ciao Irene. Ciao Irene. Ciao Kitty. E Irene, una fiamma. Okay.
E praticamente da lì poi ho cominciato a riconoscere voci, associare, imparare poi i nomi dei vari doppiatori, eccetera, eccetera. E poi, arrivata all'inizio delle scuole superiori, mia mamma incontrò, tra l'altro, che spettacolo questa cosa, ecco, mia mamma ha quella qualità che io non ho. La sfacciataggine! Io dovrei imparare molto da mia mamma su questo, perché praticamente incontrò la mamma di questo mio compagno delle scuole elementari, che lavorava in questa accademia che aveva aperto da poco a Bari, Accademia Unica, dove facevano corsi di teatro, danza e canto. E mia mamma mi fece questa proposta, disse: ma ti piacerebbe, perché aveva fiutato che c'era qualcosa, eh? E quindi io, che di attività extrascolastiche avevo soltanto fatto cose legate alla scuola, quindi certificazioni di inglese, di francese, studio così matto e disperatissimo, dissi: ma sai che questa cosa del teatro mi potrebbe piacere, interessante. E da lì è iniziata. Poi mia mamma, secondo me, se n'è pentita quando è arrivata all'università: ciao mamma, lascio l'università per fare teatro, ho la disoccupazione. Penso sia stata felicissima di questa cosa. E tu sei arrivata a Roma in che anno? 2010. Nel 2010 è iniziata l'accademia, poi. No, non subito. Attenzione, no, le cose non sono andate così. Come sono andate? Sono andate che io sono arrivata a Roma per frequentare lingue orientali alla Sapienza, e l'ho frequentata per 8 mesi probabilmente. Perché diciamolo, tu sei una appassionata di K-pop, dell'Asia, in particolare Giappone e Corea. Tutti facciamo fan questo. Dei coreani, dove stanno? Io l'ho vista ballare, ha vinto un premio a Romix, ha vinto un premio per miglior coreografia, ed era la sua prima esperienza, se non sbaglio. Sì. Io ero lì, dicendo: quelle lacrime, quella amica mia ha vinto il premio! Che anno era? Il 2018? L'anno scorso! Era l'anno scorso, ha vinto, ha vinto, sì, la competizione. K-pop, dance. Scusami, mi citano, prego, le Blackpink. Tra l'altro, chiudo parentesi, perché scusatemi, chiamate le Blackpink, non possono rispondere. Chi sono? Allora, allora spieghiamo un attimo, facciamo questo. Hai il sottofondo di Super Quark? No. Peccato. Vabbè, fate finta che ci sia quello. E sono un gruppo formato da 4 ragazze, gruppo coreano, di pop coreano. Famosissime ormai in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti, in Europa, fanno concerti everywhere tutto il tempo, non in pandemia ovviamente. E io ho partecipato a questo contest l'anno scorso da solista con Solo di Jennie delle Blackpink, tra l'altro, quindi nel cuore. Tra l'altro io ero nel pubblico. Lui c'era, io lui c'era. Ero lì. E vedevo tutto pubblico emozionato di K-pop, dicevo: ma che cazzo è? Cioè, non sapevo niente. E vedevo mostravano questi video di questi videoclip, insomma, ballerini col ciuffo e cose, movimenti. Bravissimi, bravissimi. Ma che cazzo è sta roba? Già. C'è un fandom, una cosa mai vista. E dicevo: mazza, so vecchio proprio. E non sapevo niente. Sì, ho visto la tua performance. Grazie. Detto, vai, gliela fa. E hai vinto. Inaspettatamente, non me l'aspettavo assolutamente. Cioè, lei arriva, partecipa, dice: vabbè, ce provo. Boom, vince. Ha vinto il contest del Romix. Cioè, nel Romix c'era questo contest, sì, K-pop, e lei l'ha vinto. È qui, cioè lei. Io non so niente di K-pop, mi fa piacere che ci siano altri fan del K-pop. Grazie, mi fate sentire meno sola. Grazie mille. E per cui sì, quindi vabbè, questa era una piccola parentesi. No, va bene, per l'amor di Dio. E quindi, insomma... Ma mi chiedono anche, ma canti amatoriale o hai studiato canto, canticchi? Allora, ho preso lezioni di canto per un paio di anni. Poi ho dovuto, interrompere un po' per mancanza di tempo, un po' perché volevo dare priorità, diciamo, ad altre cose. Però mi piacerebbe ricominciare, perché in realtà, anche quella è una passione fin da bambina, mi è sempre piaciuto. Cantare mi mette di buon umore, la musica in generale, qualsiasi tipo di musica. Più lirico, più leggero, più... come ti piace? No, mi piace molto il pop, musica classica mi piace molto. Ma canti anche in coreano? Certo. No, vabbè. No, certo, vabbè. Anche in giapponese, se è per questo, no. Ma stiamo scherzando, cioè, davvero? Ti giuro. Voglio un titolo di una canzone coreana. E comincio ora, finiamo dopo domani la live. Vabbè, un a cominciare. Titolo. Va bene, e 11-11 di Taeyeon. Vabbè, ma 11-11 in inglese, è una cosa ma coreana. Loro hanno titoli sempre in inglese, perché sono internazionali. Sono internazionali, quindi i titoli sono sempre in inglese. Una frase, una cosa in coreano. E...
dell'equipe hop qua, come si chiama? K-pop, allora, no, K-pop. Del gruppo, dei Jelly Kelly, come si chiama? Jelly Kelly non esistono. Le Taeyeon. Taeyeon è una, è una solista. Ah, è una solista. Ex componente delle Sony Oshidei. Bravissima cantante. Girls' Generation, esatto. E si trova da qualche parte questo video dove tu balli? Su YouTube. C'è? Sì, sono sul tuo profilo Instagram? No, i diritti sono della tua danza. Su YouTube, allora andate a vedere su YouTube, scrivete K-pop. Come on, it's English, man. It's you should know that. It's K-pop. Dance Romix 2019. Sì, davvero sì, era sì. L'anno scorso. Sì, Ivan, è già passato un anno, incredibile. No, mi pareva molto più tempo. E che la si chiama pandemia, cioè tutto quello che c'era tra il 2019 e pandemia si chiama problema. Ma Corea, no, Giappone, ci sei mai stata? Purtroppo no, ma è tipo il viaggio dei miei sogni. C'è gente che sogna di andare negli Stati Uniti, io sogno di andare da tutt'altra parte e fino alla fine ci andrò e non tornerò mai più probabilmente, però no, purtroppo non ancora, mi piacerebbe molto. Mannaggia, speriamo tu possa andare un giorno. Ragazzi, speriamo, come dire. Ciao Mauro, ciao, ti ho visto anche prima, scusami, non ti ho salutato al volo. Ciao Mauro, ciao. Ti piacciono le Twice? Poi terminiamo questa. Yes. Ma tu le conosci tutte? Insomma, è dal 2010 che seguo il K-pop, quindi come dire. E quando nasce questo K-pop? Sarà nato una trentina di anni fa. La Madonna, davvero? Yes, almeno una trentina di anni fa. Io pensavo l'anno scorso. Vabbè, metaccio. Fuori da questa casa, che poi è casa tua, tra l'altro, quindi lo sfratto da casa ma sua. Ma 30 anni fa ci stavano i K-pop? Forse K-pop. I K-pop. Una trentina di anni fa, forse anche qualcosina di più. E però diciamo che l'esplosione della Hallyu Wave, che sarebbe l'onda coreana, anche in Occidente, è cominciata una decina di anni fa. Considera, uno dei forse il primo concerto che dei gruppi di K-pop hanno fatto in Europa è stato il 2011. Fecero tappa a Parigi, io c'ero, scusatemi, c'era. Ed era il concerto di una delle agenzie più famose, che è la SM Entertainment, di cui fanno parte anche le Girls' Generation, come scrivono in chat. E da lì poi hanno cominciato. Bravissimo. E da lì poi idratati. E da lì poi hanno cominciato a prendere sempre più piede. E adesso ci sono appunto i due gruppi, secondo me, credo più famosi, sia qui in Europa che negli Stati Uniti, sono i BTS, Bangtan Sonyeondan, e le Blackpink. Ci credo. No, nel senso. Fai molto bene. Sono una persona del segno della Vergine. Non parlo mai a caso e non parlo mai di cose che non so, soprattutto. Quindi la cosa che più ti piace fare al mondo è il recitare, K-pop. Cantare e ballare. Ah, no, okay. Il K-pop le ingloba, perché già due, canto e ballo, sono insieme. Quindi capisci che da lì è un attimo. Ci metti un po' di interpretazione e via. Due righe sul ballo. Cosa ci puoi raccontare? È l'hip hop nel mio cuore, proprio. In my heart. Ciao Christian. Ciao, e no, adoro l'hip hop, purtroppo non l'ho mai studiato, cioè studio coreografie per fatti miei con tanta gioia, da autodidatta. E da autodidatta hai vinto quel premio. Sì, cioè, sì. Prima in classifica. C'è speranza per una tutti, ragazzi, c'è speranza veramente per tutti, fidatevi. Però, se le congiunzioni astrali lo permetteranno, ma non lo diciamo quest'anno, poi forse prima o poi inizierò realmente a prendere lezioni di hip hop in un tempo non specificato, e non lo specifichiamo, nel 2020 almeno. E terminiamo questa fase della domanda dicendo che anche Alessandra rispose che alla fine vorrebbe riprendere l'hip hop. Così. Io faccio una dichiarazione a Barbonetti. In realtà è Alessandra. In realtà io sono Alessandra. Ale, facciamo qualcosa insieme, ti prego. Creiamo qualcosa. State dicendo le stesse cose. Che spettacolo. Sarà copyright. Io non ho visto quella live, tra l'altro, quindi tutto questo è meraviglioso. Al volo buonasera, ciao Christian, ciao, buona serata. Ciao, al volo. Il kebabaro, attenzione kebabaro, salve, buonasera. Ciao, salve. Allora andiamo con la quinta domanda, cara Paola. La cosa che più ti piace fare al mondo è recitare, ballare, cantare, K-popizzare. K-popizzarmi, esatto. E adesso andiamo nel soft, nella parte sdrucciolevole dell'anima. Sì. La qualità che apprezzi in un uomo.
Però è proprio specifico in un uomo, cioè non è genere. Quindi dopo ci sarà la domanda sulla donna. Non lo so, boh. Perché se fa questa distinzione, se 2 più 2 fa 4. Tu vedi un uomo e dici, l'onestà, ragazzi. What's happened in my mind? L'onestà. Ciao Alex, ciao, benvenuto. Ciao. Che deve avere sto uomo? Che deve avere sto uomo? L'onestà. Continuo a dirlo a caratteri cubitali, me lo tatuo. L'onestà, ragazzi, per me è la base per praticamente qualsiasi tipo di rapporto interpersonale. A maggior ragione, se mi chiedi nello specifico un uomo, l'onestà. L'onestà. Sì. Però se tu incontri un uomo, sì, non è che con uno spritz capisci se è onesto, cioè nel senso. No, non è detto. Come sesto senso. Allora, cioè, l'onestà dire... mi sembra più una cosa che ci vuole un po' di tempo per capire se una persona è onesta. Ma io sono onesta. Un diesel. Ah. Ricordiamoci che io un sono K-diesel. Un K-diesel. Un K-diesel, esatto. E come dire, sono abbastanza intuitiva. Sarei lo scorpione che interviene su queste cose. Sono abbastanza intuitiva in generale. Quindi diciamo che tendenzialmente a pelle, diciamo che tendo a captare se una persona, come dire, in generale vuole un pochino fare la furbettina, ecco, prendere un po' per i fondelli, diciamo lavorare di fantasia su quello che dice, ecco, per essere gentili e francesi. E poi sì, sicuramente ci vuole tempo, ci vuole tanto tempo per conoscere in generale una persona. Ma l'onestà emotiva o mentale? Entrambe, cioè... l'onestà in generale, emotiva e intellettuale. Ciao Vadim, buona serata. Ciao. Onestà. Sì. Onestà. L'onestà. Va sì. Bene. E quindi la qualità, la qualità che apprezzi invece in una donna, che è la prossima domanda. Nome di onestà. Guarda, ero tentata di riproportela perché mi sta particolarmente a cuore come cosa. Però se vuoi proprio un'altra risposta. Ciao. Ciao Thales, benvenuto. Ciao, ben arrivato. E in una donna, anche questa distinzione, cioè, beh, uguale, in una persona in generale, ti direi sempre onestà, altrimenti ci devo un attimo pensare. Bravi moderatori, bravi. Libera, buonasera. Purtroppo donna e uomo. Cioè, mi verrebbe da dire la in una donna la fiducia in se stessa. Sì. Sì, perché secondo me per la società in cui viviamo è molto più difficile per una donna avere fiducia in se stessa realmente che per un uomo. E quindi quando vedo appunto una donna che è sicura di sé in modo sano, in modo bello, che è sicura del proprio valore, delle proprie competenze, della persona che è, di quello che sa fare, senza ostentarlo, ma proprio con una genuina consapevolezza, scatta la stima, insomma, scatta l'affetto, proprio empatico. Quindi ecco, mi verrebbe da dire questo, la sicurezza, che poi va secondo me di pari passo con la consapevolezza. Cioè nel senso, se non sei consapevole delle tue capacità, del tuo valore, di quello che sai fare, di quello che non sai fare, eccetera, è più difficile che tu sia sicuro. Magari cadi nella spocchia. Sì. Ma la sicurezza, quella sana, genuina, è più difficile, secondo me. Cioè vanno un po' di pari passo. Quindi ecco, ti direi questo. La sicurezza. Intanto Thales, viva Zero Mix sempre. Ciao Libera, mi sa che ti conosce. Sì, ciao. Ah, la conosci? Sì. Mia amica storica dalle scuole superiori, abbiamo diviso croci, dolori e gioie. E armadi di mamma, solo quelli no, almeno non io. E quindi sì, sono molti anni che ci conosciamo, non quantifichiamoli, insomma, il tempo corre, ma noi non ci soffermeremo su questo, insomma, non indugiamo, vero? No, 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 no. Non indugiamo. Allora, qualità che preferisci in un uomo? L'onestà. In una donna la sicurezza, yes, delle proprie abilità, del proprio stato, la consapevolezza, stato, sì, sì, la consapevolezza. Sì. Allora andiamo alla domanda 7, siamo a metà percorso. Vai. Abbiamo un'oretta, eh? Va bene, ce la posso fare. Allora. Oddio, quando fai così l'apocalisse si dipinge all'orizzonte. Cosa apprezzi nei tuoi amici? Bellissimo.
Cioè, perché... cosa apprezzo di più? Cioè, perché sono, cioè, miei amici. Esatto, brava, bravissima. Ci sono tante motivazioni, sono una persona molto semplice. Tu di quello che te pare, che te frega. Allora, io lo so che potrò cadere nel ripetitivo, però ragazzi è un dato di fatto. Dire le cose in faccia. Lo sì, sapevo. Il dire le cose in faccia, perché secondo me non è amicizia se c'è finzione. Cioè, tante volte, anche per paura magari di offendere l'altro, che l'altro ci rimanga male o di essere fraintesi, eccetera, si tende a non dire, soprattutto alle persone a cui si tiene di più, magari anche cose poco piacevoli da sentire, no? Magari a anche fare dei rimandi, fare dei feedback rispetto a determinati atteggiamenti che magari ci hanno ferito, ci hanno fatto rimanere male o magari ci hanno proprio dato fastidio, eccetera. E per me invece è fondamentale che questa cosa non avvenga. Cioè, io voglio che i miei amici si sentano con me nella condizione di essere onesti e di dire quello che pensano nel bene e nel male, ovviamente con rispetto e con educazione, quello, cioè da quello non si prescinde, partiamo da questo presupposto. Però non potrei accettare, non potrei considerare mio amico o mia amica una persona che, diciamo, davanti dice A e dietro pensa B. Beh certo, però non cose è scontato, tremende queste però cose. Non è scontato, perché invece vedo amicizie dove invece questi meccanismi ci sono. E non per forza perché magari uno voglia veramente prendere per i fondelli l'altro, ma molte volte proprio perché c'è paura. C'è paura di dire quello che si pensa, c'è paura della reazione dell'altro, c'è paura che quindi poi l'amicizia possa finire, quindi paura dell'abbandono. Però posso aggiungere una cosa, certo, mio punto di vista, certo, che non vuole contaminare il tuo. Ne hai facoltà. Secondo me c'è questo problema, di sì, solito si tende a sì, pensare all'onestà dell'amico sempre nei per quanto riguarda i tuoi difetti o i tuoi sbagli. Cioè, faccio un esempio. Io mi comporto male, un amico dovrebbe dirmi: Ivan, guarda che secondo me l'altra sera hai sbottato. Sì. Boh. Questa cosa ci sta. E secondo me non è così difficile, perché un amico, se è considerato tale, fa un percorso insieme a te. Poi non arriva al punto X, però sì, fa un percorso. Sì. Secondo me... manca anche a volte la componente positiva assolutamente, sono, cioè, due facce della stessa medaglia. Però è sempre difficile, cioè secondo me, come dire: guarda Paola, secondo me ieri sei stata un po' stronza. È anche difficile dire: mazza Paola, sei proprio bella stasera, non so come sì, dire. Sì, sono, cioè, molto d'accordo, sì, sono entrambe, va, sì, l'onestà va, secondo me va anche passo, riferita anche sulle cose positive, no? Assolutamente. A volte sì, dici: ma cazzo, ma c'avrò un amico che mi dice: minchia, oh, ti sei fatto un culo così. Sì, che sì, so, il riconoscimento, bravo, anche del valore dell'amico. Quello, beh, che secondo me è ancora più importante. Assolutamente sì, per me vanno di pari passo, cioè hanno entrambi valore per motivi diversi, fondamentalmente, perché alla fine, diciamo, il parlare del difetto, mettiamola così, sì, tra amici ti mette nella condizione di crescere, di evolvere, se hai l'intelligenza di non prenderla sul personale, perché anche quello non è scontato, secondo, beh, certo, me, per le esperienze che ho avuto. Però allo stesso tempo è anche importante essere l'uno il fan dell'altro in qualche modo, sì, un, cioè, supportarsi sano, a vicenda, esatto, supportarsi a vicenda, riconoscersi a vicenda i meriti. Sì, è altrettanto importante, sono molto d'accordo con questa cosa. E tra l'altro io i più bei amici, cioè nel senso di compagni di strada, anche al lavoro, sì, io ho fatto dei lavori dove lavoravo con della gente 3-4 mesi e poi non li vedevo più, sì, quindi ho fatto proprio esperienze profonde di caratteri, di persone diverse, sì, sì, eccetera, sì. I momenti più belli non erano quando ti sottolineavano il difetto, perché, come ti posso dire, sì, vabbè, ci stava, però la parte più bella era quando io dicevo, o quando loro mi dicevano o riconoscevano una qualità che vedevano. Molto vero. Questo, no, questo secondo me, prevalicava l'aspetto critico negativo. Cioè, sì, non ci si mette niente di: Paola, tanto abbiamo distanza, Paola, ieri ti sei comportata in merda, cioè un carattere da merda, vedi un po' che devi fare. Crea comunque conflitto, perché se dall'altra parte c'è una persona che non accetta da quella persona questa critica, insomma, si crea un scontro, livore, eccetera. Mentre quando c'è qualcuno che conosci da poco, che comunque c'è sintonia, c'è simpatia, eccetera, e ti dice: Madonna Paola, ma sei, cazzo, sei brava, ovvio, sono morto da ridere, ti ho visto lì, hai fatto quella cosa, ti stimo. Queste qua sono scelte costruttive
secondo me più belle, perché è un lasciare l'ego per vedere l'altro. Sì. Però in senso sì. bello, cioè nel senso che quella persona non vede più se stesso migliore, che comunque non te lo dice. Sì, dice, sì, vabbè. Sì, ho capito. Però sì, è quella cosa un pochino genuina, sì. bella, che dici, cazzo, allora qualcuno lo vede, questo mio amico, questa persona lo vede, è bello. Sì, sai però anche cosa, anche qua nella critica, dipende dalla forma, perché è chiaro che se io te la metto in certi termini, a prescindere che la persona possa essere magari più o meno sensibile alla critica o magari anche permalosa, eccetera, ti sto puntando il dito contro. Cioè, molte volte, quando bisogna appunto fare dei rimandi al negativo, si tende a dire il tu sei, che è già un giudizio. Mm-hmm. Ed è un puntare il dito contro. È molto più raro, per l'esperienza che ho fatto io, dire guarda, io mi sono sentita così e ci sono rimasta male per questo, questo e quest'altro. Non ti sto attaccando, perché il mio intento quando ti faccio un discorso del genere non è quello di attaccarti se siamo amici, è quello di metterti nelle condizioni di capire come sono stata io magari in relazione a atteggiamenti tuoi che secondo me, su cui secondo me magari dovresti lavorare su, perché magari vanno anche poi a, diciamo, a penalizzarti in qualche modo. Se ti voglio bene come amico, no, come amica, ti faccio questo discorso. E non è facile trovare, secondo me, persone che te la mettano in questa modalità. È più facile, soprattutto quando appunto uno magari è infastidito, ci rimane male di certe cose, l'istinto, che è più facile, che ti viene proprio a pelle, è quello proprio di dire, oh ma tu però veramente una cosa... Però quello non è di aiuto, perché lì secondo me è più facile che una persona o vada sulla difensiva, perché si sente attaccata, certo. o ti attacchi, e quindi liti su liti, catastrofi, amicizie sfasciate così, oppure magari appunto che la prenda molto sul personale, magari non te lo dica, però comunque in qualche modo no, rimane segnata dalla cosa, ci rimane male. E quello è un peccato. Quindi è in questo senso che secondo me la forma, soprattutto nella critica, in questo senso è importante. Assolutamente. Perché altrimenti di quella critica non arriverà niente. Assolutamente. In modo sano. Ma qui torna anche la gentilezza di prima. Esatto. Sia nel dire un punto di vista negativo, diciamo, sì, sì, costruttivo sì. negativo, che costruttivo positivo. Certo. La gentilezza apre sempre le porte per tutto. Secondo me nel dialogo, dove c'è... Che il rispetto, secondo me, è una parola un po' abusata nel tempo. Come è un umile, po' inflazionata, sì. Come umile, cioè ormai si dice tutto. Però se c'è la gentilezza nel porsi con quella distanza sobria, genuina, affettuosa, secondo me si trovano anche i canali per dire delle cose negative e delle cose positive. Assolutamente. Io poi sono dell'opinione che, per quanto mi riguarda, per come sono fatto io, preferisco... dimostrare sensazioni positive della persona invece che stare lì a sottolineare una linea di carattere che non mi appartiene, che quindi rifiuto, preferisco stare lì a vedere e a notare, avere l'ascolto, la sensibilità di capire le doti, le qualità, le cose che mi piacciono di quella persona. Certo. Poi io sono fatto così e un po' mi hai conosciuto. Ma io nel sai tempo. Che sono più analitica e quindi guardo tutti gli aspetti, guardo sia il positivo che il negativo, e se ho qualcosa da dire nel bene e nel male la dico. Però anche lì la componente caratteriale poi influisce. Certo. È quello. E tornando al carattere, andiamo alla prossima domanda. Sì. È molto bello. Sparala. Allora, la qualità che apprezzi in una donna, la sicurezza. Sì. La cosa che ti piace dei tuoi apprezzi, dei tuoi amici. La trasparenza. La trasparenza, non mi veniva la parola. Ora, domanda numero 8. Sì. La cosa che più detesti al mondo. Detesti. Oh, sì. Detesta. Posso fare un elenco infinito. Guarda, me ne vengono due insieme. La prepotenza, nel senso proprio di prevaricazione. È una cosa che, cioè, penso sia veramente una di quelle cose che mi fa perdere la pazienza, ma veramente così. E le discriminazioni di qualsiasi tipo. Quindi se mi parli di... Scusami se sorrido, ma perché... Vabbè, ormai la sai, Alessandra ha la stessa cosa. No, va... La stessa cosa, te lo giuro. Vabbè, c'è la live. Ha detto la stessa cosa, la discriminazione, la disparità. La disparità. Io non so che cosa dire davanti. La disparità. Le discriminazioni. Queste due cose per me vanno proprio di pari passo, ma mi fanno veramente andare fuori da ogni grazia divina, non ce la posso fare. Che si tratti di
veramente di razzismo, di sessismo, di omofobia, cioè, veramente non ce la posso fare, può venire veramente anche il Papa, con tutto il bene per il Papa, non ce la posso veramente fare. Sono stata capacissima tranquillamente di litigare con persone sui mezzi e in mezzo alla strada per queste cose, quindi non ce la faccio. Probabilmente finirò in una rissa. Mia mamma è terrorizzata da questa cosa perché mi continua a dire: ma tu non puoi farti i fatti tuoi. No, perché sono anche fatti miei, quelli sono anche fatti miei. Quindi queste due non le reggo, non le posso reggere. Sarà che sono... Ma dici stata... che sono figlie dell'ignoranza o fanno più male quando sono consapevoli? Allora, sto per usare parole forti. Sicuramente derivano dall'ignoranza, ma ci sono anche persone che, se messe, cioè, o meglio, nonostante vengano messe nella condizione di capire determinate cose e quindi di uscire dall'ignoranza, sì, o da determinati retaggi culturali, eccetera, eccetera, scelgono di perseverare. Quindi là mi verrebbe da dire: sei un po' una persona brutta, ma tanto brutta, e quindi a maggior ragione è lì che io mi incattivisco peggio, perché dico: un conto è che dici, sai, non ti rendi conto, non lo sai, c'è proprio un'inconsapevolezza di fondo, sì, ok, mi dà fastidio, però alla fine cerco di metterti nelle condizioni di vedere il problema, che molte volte non viene proprio visto. Ma nel momento in cui tu remi contro, o continui, o neghi il fatto che il problema esista, sei una brutta persona. Così. Per me mi dispiace tanto, ma io la penso così. Sei una brutta persona, non hai giustificazioni per quanto mi riguarda di alcun tipo, e quindi ti becchi le conseguenze dell'essere la persona che sei, per quanto mi riguarda. Guarda, io, ragazzi, ve lo dico così, guarda, allora. Disperato. Io conosco Paola da 4 anni. Non fatela arrabbiare. Non fatela mai arrabbiare. Non è molto alta, è bassina, ma vemena, quindi occhio. Dicevamo, alcuni scelgono di odiare. Esatto. Vince lo scontro. Esatto. Sono d'accordo, sono d'accordo. Ed è tremenda questa cosa. Poi a maggior ragione in un periodo come questo, dove si parla sempre di più di omofobia, tra l'altro giugno è il mese del Pride, quindi cadiamo proprio a fagiolo, si parla sempre di più di omofobia, si parla sempre di più di femminismo e di sessismo, si parla sempre di più di razzismo, e qua veramente potrei parlare per ore di queste cose, perché mi documento molto su queste cose, proprio perché mi stanno a cuore, laddove per molto intendo tutti i giorni, sempre. E ho tanto da imparare, ho tanto anche io da lavorare su me stessa, perché molte cose non le vediamo, ma perché fanno talmente tanto parte della società in cui viviamo che è difficile poi rendersene conto, quindi c'è tutto un lavoro da fare. Ma per essere persone decenti, secondo me, è anche il minimo sindacale, mi sembra veramente il minimo. E l'Italia, qui forse qualcuno mi odierà, ma la vita è fatta anche di questo, è fatta di antipatie e simpatie. Non ti arrabbiare. L'Italia è un paese profondamente omofobo, profondamente razzista e profondamente sessista, il che è un attimo un problema, ragazzi, cioè, forse c'è qualche falla su cui dovremmo tutti quanti cominciare a lavorare, ecco, insieme magari, però tanta gente proprio manco per niente. Guarda, il problema, la radice, cioè quella cosa che sta sotto l'humus, è l'ignoranza e la scelta di essere ignoranti. Sì, nella maggior parte dei casi. Tu vuoi vivere in modo mediocre, superficiale, non vivi di stereotipi, di modi di dire, di cultura paesana, familiare. Però aspetta, perché non è solo... no, aspetta. Non è solo cultura paesana. No, nel senso... No, non, nel senso di... Spicciola. Sai, gente che non si è mai confrontato con qualcuno al di fuori, dall'estero, con altre culture, con altre visioni. Sì, magari c'hai 30 anni e sei lì che odi tutti. Ecco, secondo me c'è una scarsa cultura. Sì, quello sicuramente influisce, però ti faccio anche un altro esempio. Quando si parla di sessismo, per esempio, ci sono anche donne che hanno dei pensieri o degli atteggiamenti sessisti o maschilisti,
e non se ne rendono conto. Mm-hmm. Ed è allucinante, perché per quanto riguarda il sessismo siamo la parte lesa, cioè siamo la minoranza, no? Ma lì non è solo un discorso di ignoranza, sarebbe troppo facile e troppo semplicistico ridurlo all'ignoranza. Là è un problema molto più radicato, culturale, cioè se fin da bambina vieni educata in un certo modo, cresci con una certa mentalità, in TV vengono passati H24 messaggi di un certo tipo, tu pensi che quello sia normale, cioè quella è la tua normalità, quello per te è come funzionano le cose. Quindi non vedrai il problema e non ti renderai conto che in qualche modo sei diventata parte, tra virgolette, del problema. Mm-hmm. Ma non è solo un fatto di ignoranza in quel caso. Non so se ho reso l'idea di quello che voglio dire. Io l'ho capita. Ci sono tante sfumature nelle questioni, come anche ci sono tante persone bianche che non vogliono accettare di avere un privilegio. Ragazzi, i bianchi, noi bianchi, abbiamo un privilegio rispetto alle persone nere e alle persone di colore in generale. È un dato di fatto. Ma privilegio non è una parola brutta, perché sembra, cioè mio Dio, allora vuol dire che i miei sacrifici, i miei dolori non valgono. No, non ti toglie nulla questa cosa. Non toglie valore a quelle che possono essere le angosce, i dolori e le sofferenze che tutti noi abbiamo. Ma di fatto per me privilegio vuol dire che hai il potere, hai la possibilità, hai i mezzi per fare qualcosa di buono, per aiutare le minoranze ad avere dei diritti che non hanno. E quindi privilegio in realtà è una cosa positiva, secondo me. Però c'è molto questo atteggiamento che se dici, ah, i bianchi sono privilegiati, ci sono molti bianchi che si infastidiscono perché la vivono come un'accezione negativa. Ma non è assolutamente così. Non è quello. Basta vedere il movimento di Black Lives Matter di questi giorni. Cioè, più attuale di così veramente si muore. Ma è un problema, è uno dei problemi. Quindi sì, per rispondere alla tua domanda, le discriminazioni e la prepotenza. La prepotenza proprio in generale, cioè a me dà fastidio per esempio anche se una persona mi chiede, non lo so, mi dice, mi fa una domanda, mi propone una cosa e io dico, no guarda, grazie, non mi va. E insiste, e insiste, e insiste. Ho detto no! No vuol dire no! Se avessi voluto avrei detto sì, ma nel momento in cui ti dico no, no vuol dire no! Anche questa cosa a volte mi distrugge proprio nell'animo, cioè sono lì che dico, cerca di mantenere un sorriso di fondo che non sembri quello di un serial killer e cerca di continuare a far capire a questa persona che hai detto no almeno 4 volte. Per rispondere a Manuel, sì. Hai mai provato l'ira di Paola o hai solo visto? No, io presumo e mi tengo ben distante. Alcuni stereotipi e conseguenti razzismi e pregiudizi sono purtroppo connaturati e profondamente radicati nella cultura in cui viviamo. Si dovrebbe partire da questa consapevolezza e si dovrebbe provare a scardinare questo. Assolutamente, assolutamente d'accordo su tutta la linea, è proprio il fulcro del problema. Assolutamente sì. Ma l'ho detto, ragazzi, scusatemi, su questo veramente potrei parlare per ore e questa live non finirebbe mai. Però sì, c'è veramente tanto da dire. C'è veramente tanto. Magari una prossima live la facciamo di sensibilizzazione. Allora, cara Paola, sì. La seconda metà delle domande sì. È un pochettino più emotiva, un va pochettino bene, sono più pronta. Profonde. La mia parte quindi, scorpione è pronta. Esatto, io lì ti voglio. Lì. Vai, domanda spara. 9. Spara. Il tuo eroe nella vita reale. Allora, cosa si intende per eroe? Quello che tu pensi di cultura. Allora, cioè quello che tu pensi diciamo sia un eroe. Che io tendenzialmente non ho mai avuto un eroe. Ho avuto varie figure che ho considerato come delle colonne portanti per la mia vita o dei punti di riferimento importanti. Eroe in generale non l'ho mai, non lo so, non ho mai avvertito l'esigenza di trovare un eroe. Però eroe o eroina nel sì, senso sì, di sì, sì. Cioè, eroe o eroina assolutamente. Però se diciamo volendoci pensare adesso direi se per eroe si intende una persona, per come la intenderei io ovviamente, una persona comune, assolutamente normale,
coraggiosa che magari si batte in nome della giustizia ed è subito Sailor Moon. E io direi i miei genitori, per motivi diversi, però probabilmente le prime persone che mi vengono in mente potrebbero essere loro, per motivi assolutamente diversi l'uno dall'altra. E però sì, ti direi loro due. Ti direi loro due. Mio padre, allora mio padre su questo aspetto secondo me è, cioè io sono molto simile a lui. Anche mio padre le ingiustizie, cioè certe modalità un po' così, aveva veramente tolleranza zero. Anzi, io sono molto più diplomatica e flessibile. Mio papà non era assolutamente una persona sensibile, flessibile. E quindi ecco, lui si è trovato più volte magari in situazioni dove c'erano ingiustizie anche pesanti o comunque situazioni poco piacevoli, ed è stato l'unico che ha remato contro, anche inimicandosi persone, anche insomma avendo poi ripercussioni poco gradevoli, però lo ha fatto perché era giusto farlo. Quindi lui, diciamo, per questo motivo. Mia mamma, perché diciamo quando mio padre è venuto a mancare, si è fatta carico di tante altre responsabilità da sola. Io ero ragazzina, avevo 14 anni, quindi in pieno inizio dell'adolescenza non è stato per niente facile. Adesso, alla soglia dei 29 anni, è stato difficile, sicuramente sarà stato molto difficile, molto pesante per lei, ma per me è stata un'eroina in questo senso. E quindi ma lo è ancora? Sì. La mamma Gangro. Sì, sì. La mamma Gangro. La mamma Giovanna. Sì, sì, assolutamente. Quindi ti direi questo. Se di eroi vogliamo parlare in questi termini, allora sì, loro poiché due. Tu sei figlia unica. Io sono figlia unica, tra l'altro. E non ti sarebbe piaciuto avere dei fratellini? Assolutamente. E allora? No. Da bambina, bellissimo, i miei mi dicevano spesso, soprattutto all'asilo, ma lo vorresti un fratellino, una sorellina? E no. Io indignatissima, io offesissima, certo. Assolutamente no, gelosissima, possessiva. Poi grazie a Dio sono diventata una persona più decente, ragazzi, grazie a Dio. Però da bambina assolutamente no. Da adolescente o comunque diciamo post adolescenza mi sarebbe piaciuto col senno di poi avere un fratello o una sorella. Mi sarebbe piaciuto, però è andata così, va bene, insomma anche lì non si pensa su cose passate perché ormai ragazzi è andata, non lo sarò, guarda, per 10 tra l'altro. Io ho due sorelle maggiori e un fratello minore sì. Nel senso che adesso abbiamo la stessa età, fino a luglio abbiamo la stessa età. Fratelli coltelli, nel senso che dipende, però sono contento, sono contento perché sono... Se sei intelligente, sono uno specchio di quello che saresti potuto essere tu in quel denominato spermatozoo che è uscito così e quindi... Sì. Però è molto molto bello, soprattutto noi siamo molto coetanei, cioè ci portiamo 5-6 anni di differenza con le sorelle maggiori e 11 mesi con mio fratello. Sì, infatti pochissimo. Quindi siamo cresciuti in compagnia insieme, frequentavamo praticamente gli stessi amici, passavamo i vestiti, insomma... No, non c'erano discrepanze di età così grandi da dire no vabbè mio fratello ma chi se lo incula, quindi per questo verso qua secondo me aiuta, cioè è bello. Quando ho sentito altri figli unici mi hanno sempre detto ma sai che un fratellino l'avrei voluto avere. Dipende. Ti ripeto, io sono passata da una fase all'altra completamente opposta. Devo dire, col senno di poi, e penso molte persone saranno d'accordo, che valevo anche per 2-3, cioè nel senso ragazzi, insomma di cose da fare ce n'erano, ecco, ne creavo, diciamo così. Però mi dicono anche che sono una figlia unica tipica, nel senso che, non so, c'è molto questo stereotipo, forse, non lo so, che il figlio unico è in un certo modo, no? Quindi magari è viziato, è prepotente, non è molto incline alla condivisione, e soprattutto persone che mi conoscono insomma da tanti anni, quindi molto bene, amici molto stretti eccetera, tutti mi hanno detto sei una figlia unica atipica. Che voglio dire, mi dà speranza per domani. E però insomma sì, fermi tutti ragazzi, è il momento. Proprio così, se parla dei fratelli, sentite la eco, se parla dei fratelli, de famiglia. Tu lo sai che io sono Paola 6 mesi che io faccio questa diatriba, faccio questa discussione.
Sì. Cara Paola Moscelli. Sì. Ma tu figli? Sì. Oh! No, no. Aspetta. Attenzione. Un attimo, ecco, che vedi. ci potrebbero essere parenti all'ascolto, non lo so. Molta calma. Pro figli o no, guarda, c'è cioè proprio no. No, pro figli. Pro figli nel senso che se mi chiedi figlia. Senti l'istinto materno, sì. Oh. Ti piacciono i bambini tantissimo, bene. Da sempre in realtà. Bene. Ma non ora. Per quindi sei della famiglia pro figli? Sì, sì, sì. Batti il pugno. Yeah. Yes. Yeah. Quindi sì, sì, serenamente. Bisogna creare qua, bisogna fare figli. Oddio, no, però vedi, già non è un obbligo, libertà di scelta. La libertà di scelta gliela do al figlio. No, facendolo libertà, nascere, poi si arrangia. Ma no. Fa la vita sua. Però non lo lanciamo nel mondo disarmato, povera creatura, non è il caso. No, però per esempio, ecco qua, torniamo nel discorso di cui prima. Anche la libertà di dire no, io figli non ne voglio e non sono una persona di serie B per non volere figli. Ma certo. Io sono pro figli. Lo so. Io lo so. Ti conosco da abbastanza tempo che lo so. Vedete che sono sempre stato coerente. Cioè, però io per esempio ho amiche che non vogliono avere figli, non sentono questo bisogno, non sentono istinto materno. Anche maschietti. Cioè, ho amici che dico col cazzo che faccio figli. Sì, sia uomini che donne. Però ecco, per quanto riguarda soprattutto, appunto torniamo al discorso di prima, le donne, sei un po' una donna di serie B se non vuoi figli. Cioè c'è qualche problema, ma perché figli no? Ma come? E c'è sempre un po' questa modalità, che anche lì. Ma dici che c'è ancora sta cosa? Io sento l'opposto. Sì. No, te lo posso garantire. Cioè, anzi, se non fai figli è meglio, non so come dire. No. Cioè, sei atipico se dici, ma io vorrei una famiglietta. No. Bambine. No, ti posso garantire, purtroppo c'è ancora questa cosa, è incredibile, nel 2020 ancora c'è ed è anche molto radicata, secondo me. Purtroppo sì. E parlo con cognizione di causa, cioè nel senso... Molte persone a me vicine si sono trovate, appunto, molte donne a me vicine si sono trovate giudicate anche semplicemente per aver detto no, io non voglio figli. E anzi, sono state bombardate di domande sul perché non volessero figli. Però io non ho mai sentito nessuno che quando dici ah, io voglio figli, perché vuoi figli? Perché al contrario questa cosa non succede? Interessante, anche questo un interessante spunto di riflessione che non apriremo adesso. Perché vuoi figli? Fuori da questa casa! Che poi è casa tua. Allora Paola, domanda 10, abbiamo 37 minuti, c'ho l'ansia. No, facciamo in tempo, vai. Domanda 10, sì. Siamo a due terzi. Vai, bella la matematica, mio Dio. Allora, il tuo motto. Così de botto. Vivi e lascia vivere. Ah, sono d'accordo. Vivi e lascia vivere. Easy. Sì, sì. Con un rispetto di fondo, continuo a sottolineare questa cosa, e con un'onestà di fondo, però sì, vivi e lascia vivere. Finché non crei danno. Posso dire una cosa? Certo. C'è stato un momento dove tu hai detto vivi e lascia vivere. Con i capelli che sembravano col ventilatore. Fa un po' via col vè, un po', non lo so, bellissimo. Un po'... Sì, scusa, io non so dove... No, non è vero. Non c'è il vento, è il ventilatore. È il ventilatore, ragazzi, io sto... Fa effetto scena. Sì, sì, questi poi fanno anche da sciarpetta tutto l'anno, in inverno è meraviglioso, in estate un po' meno, e quindi da qualche parte vanno collocati in qualche modo per sopravvivere a questa live e alla vita, all'estate in generale. Quindi vivi e lascia vivere. Bene. Live sì. And let to live, come si dice. Yep. Ah, qui mo te voglio. Allora, vai. Facciamo così. Sì. Una parte della Vergine la mettiamo nel cassettino. Va bene. E cacciamo un po' d'acqua. Sì. Da sta pozza de cose. Sì. Respiro profondo. Corso preparto, no? Dimmi. Sogno di felicità. Allora, premessa. Sì. Anche al pubblico a casa. La sai la differenza tra felicità e contentezza? Certo. Bene. Mi sento di dire però che messa in questi termini, sogno di felicità, è come se la felicità fosse un traguardo. Per me non è un traguardo. No, è un modo di essere. Dare frutto. È un momento, secondo me. Dare frutto. Secondo me... Non ti incazzare. No. Ti incazzare. No, sono serenissima. No, viene dall'albero Felix, cioè dall'albero che produce il frutto.
quindi il momento di felicità per filosofi, scienziati, eccetera, eccetera, è quando sei, quando esprimi te stesso al massimo, cioè quando sei, stai facendo quella cosa che senti che sei nato per fare, cioè che tu esisti per quella cosa. Quello che ho scelto già di fare, il mio lavoro. Il mio lavoro. Quindi il tuo sogno di felicità è? Recitare, cantare, ballare insieme. O anche separatamente. Sì, ti direi quello. Se appunto di sogno vogliamo parlare. Poi non lo so, perché secondo me poi alcuni sogni vanno anche in qualche modo concretizzati, perché tenere troppi sogni nel cassetto, secondo me, tanto felice poi sul lungo raggio non ti rende. E forse ti rende contento. Forse sì, ma felice un po' meno. Quindi sì, ti direi queste tre cose, tutte e tre insieme o anche prese singolarmente, e sono una persona felice. La tua felicità quindi è... Aspetta, domanda extra. Vai. La tua felicità in questo contesto qui. Sì. Domanda proprio mia. Sì, così. Sì, sì. Si esprime prima di uno spettacolo, durante lo spettacolo o a fine spettacolo? Tutti e tre i momenti. Boom. Sì. Così. Mi piacciono tantissimo, mi piace perché ogni fase è diversa e dà cose diverse. Però la felicità è un po' il trade union, nel senso, le prove le adoro perché sono il momento di creazione, il momento in cui cominci a dar vita a qualcosa, certo, in cui capisci anche il potenziale, capisci la direzione, capisci un po' cosa stai facendo, cosa sta venendo fuori in qualche modo, con tanta fatica sicuramente, tante energie, molto poco sonno, eccetera eccetera, però è bello, è una parte molto bella dove secondo me se ti dai la possibilità, se te ne dai la possibilità, entri molto in contatto proprio con te stesso e con l'altro. E c'è quel tipo di condivisione nel gruppo di lavoro. La sperimentazione. E per quanto riguarda invece la live, quindi andare sul palco, è felicità, hai botta di adrenalina, è donare al pubblico quello su cui hai lavorato magari anche per mesi e cercare di lasciare qualcosa al pubblico, che sia un pensiero, che sia una riflessione, che sia un'emozione, qualsiasi cosa, veicolare magari il messaggio che ti sta a cuore nel momento in cui vai sul palco, perché poi anche là secondo me ci sono poi varie tipologie di attori, di cantanti, di ballerini, c'è chi va in scena, diciamo, per il proprio ego, quindi più per soddisfazione personale che non per chi paga il biglietto e viene a vederti, e chi lo fa per il pubblico. Io preferisco e, diciamo, auspico questa seconda opzione, preferisco quella. E quindi nel momento in cui vai sul palco è felicità per quello, senti il pubblico, senti le reazioni, lo senti, capisci anche poi effettivamente quello che hai creato, perché poi il riscontro vero alla fine ce l'hai soltanto col pubblico davanti. Tu puoi ipotizzare, puoi immaginare, con l'esperienza puoi avere più o meno una sensibilità che ti porta a capire, ah ok, sto facendo una cosa brutta, sto facendo una cosa bella, queste cose non funzionano, vanno modificate, eccetera eccetera. Però poi la conferma te la dà sempre il pubblico, nel bene e nel male. E tu pensi, scusami, tu pensi che con Seras, Yuffi, Bart ragazzino, Caulifla, però concentriamoci un attimo su Seras, sì, che secondo me è meravigliosa, sei meravigliosa su Seras. Grazie. E su Yuffi, che mi adoro, fa schiattare adoro, chiunque adoro, perché adoro, è spettacolare. Secondo te lì c'è quella brand star, che si dice in francese, quello scintillio di stella, di felicità, cioè nel senso, allora, in quel momento? Allora, io l'ho provato nel doppiarle, l'ho provato, spero sia anche arrivato sinceramente, però io l'ho provato e mi sono divertita tantissimo. Sono personaggi diversi sotto tanti punti di vista, però poi anche lì c'è, cioè, appunto, quando dicevo prima che il nostro è il mestiere del mettersi nei panni dell'altro, è proprio quello, cioè tu ti doni al personaggio, doni magari le tue emozioni, anche una parte di te al personaggio, una tua componente emotiva che magari hai in comune con quel personaggio, e viene fuori tramite il personaggio, cioè il personaggio è fondamentale, diventa, è il focus, tu sei dietro, sei dopo, ma viene prima lui, ed è tutto in funzione del personaggio. Quindi
Io mi sono molto divertita ed è stato, sono momenti molto felici ogni volta che insomma c'è da doppiare questi due personaggi nello specifico, visto che li hai nominati. Quindi assolutamente sì. Sai cosa? È già stato detto da altri doppiatori, però sai quando concepiscono loro la cosa che c'avevi già in testa. Sì. La cosa bella di, per quanto mi riguarda, credo che sia arrivato anche a voi che vi ho messo dentro queste situazioni, questi progetti, è la possibilità di essere nel corpo di qualcun altro. Assolutamente. Cioè, in quel momento è come se Vegeta, Seras, Alucard ci prestasse il corpo e la faccia e le emozioni e noi ci entrassimo dentro a scoprire anche lati che non sono nostri, perché non siamo così. Però il bello è quello, quella fase di transizione, quel ponte che si crea tra te, la tua intimità, il tuo carattere, la tua personalità, e un personaggio che non ti appartiene, che sai è un'altra cosa. Sì. E quella scoperta è bella. Sì, e secondo me va un po' a braccetto con questa cosa. Adoro il nostro mestiere perché ci permette di diventare qualsiasi cosa. Cioè, puoi diventare chiunque a seconda del personaggio che devi doppiare o che devi interpretare. Ed è fighissimo. Madonna. È fighissimo, secondo me. E con tutta la componente psicologica che c'è dietro, di spessore, la componente emotiva, la componente più tecnica, tanti fattori, tante cose. Però è parte poi della felicità, secondo me, di questo lavoro, per me. E quindi per concludere, quindi appunto prove, live, momento diciamo in scena sul palco, e anche il post è bello sentire l'adrenalina che lascia lo spazio alla fatica, la pizzata bellissima. Insieme, il tornare a casa e raccogliere le energie per farti una doccia e buttarti a letto, il sentirti distrutto fisicamente, mentalmente, emotivamente, ma comunque felice. Perché hai dato un senso alle tue giornate, hai dato un senso proprio, io direi, alla mia esistenza. Perché, esatto, è questa la felicità. Sì, ecco, quello. Quindi no, non c'è una fase in cui mi sento felice, altre no. Tutte e tre sono diverse, però tutte e tre mi danno tanto. Quindi non, cioè, non scelgo, è un unicum. Meraviglioso. Sono d'accordo e ribatti il pugno. Yay! Allora, 27 Vai. Minuti. Terz'ultima domanda, non spiare. No, tanto non cioè anche se ho le lenti da qui è troppo piccolo, anche volendo nessuno non ci vede mai, in realtà lo dico non sempre. Non vedo assolutamente nulla, ma non ci provo nemmeno. Ah, questa è, voi sapete già qual è questa, perché ogni volta mi illumino, mi incendio. Wow. È una cosa proprio, una domanda. Mio Dio, vai. Allora. Sì. Siamo nel 99. Sì. Avevo 8 anni. Cosa ti diresti se ti incontrassi bambina? Oh, che tenerezza, potrei piangere. Nel 99. Per dire, no, io ho dato, dico una data perché, insomma, da bambina, sì, sì, bambina 8-9 anni, insomma, una cosa così. Tu eri diversa. O eri uguale? Cosa no, ti consiglieresti? Ero molto diversa. Ero molto diversa da come sono adesso. Attenta con la bici. Al mobile de mamma. Ce l'ho ancora, tra l'altro, con la bici. Sì, ecco, quello sicuramente, quella sarebbe una delle cose che direi. Ero molto diversa. Anche perché io da bambina ho sofferto tanto per il bullismo. Perché sono stata vittima di bullismo dall'asilo fino alla fine delle scuole medie. Quindi tanti anni, ragazzi. In varie salse, in modalità ogni volta diverse, però è stato orribile, ovviamente. Che poi è probabilmente uno dei motivi per cui davanti alle discriminazioni io vedo rosso. Perché in altre forme le ho subite anch'io. Certo. Quindi, alla me bambina direi, uno, parla di più. Non pensare che sei tu sbagliata, non pensare che sei tu che hai dei problemi. Perché non li hai. E parla di più, fai sentire di più la voce. Forse per certi aspetti azzarderei quasi un sii meno educata certe volte. La paraculaggine di prima. Che non è neanche un... No,
No, io la paraculaggine l'associo più alla furbizia. No, la sì, non la paraculaggine. La sfacciataggine, la... Sì, esatto. Quello. No, io direi proprio... Io, allora, ho ricevuto un'educazione con i controfiocchi, mi verrebbe da dire. E non lo dico per presunzione, ma io ho avuto due genitori estremamente attenti all'educazione e al rispetto, soprattutto per gli altri. E questa cosa, secondo me, è fondamentale, cioè è un valore per quello che penso io. Però certe volte questa eccessiva educazione per me, subendo bullismo, è stata un po' un freno. Perché non riuscivo a difendermi, non riuscivo a rispondere, perché non si risponde male. Però ci sono situazioni in cui bisogna rispondere anche male, bisogna reagire in un certo modo, no? Quindi mi direi questo, mi direi parla, fatti valere, nel senso di reagisci. E non pensare che sei tu quella sbagliata, che sei tu quella che è nel torto, che ha qualcosa che non va, perché non sei tu che sei, non sei così fondamentalmente. Quindi questa sarebbe sicuramente la prima cosa che direi. E la seconda le direi continua a coltivare quello che ti sta a cuore. Non ti dimenticare mai delle cose che ti rendono felice e delle cose che ti stanno a cuore, che è stata la chiave per me, perché, come dicevo prima, io sono arrivata a Roma per frequentare lingue orientali alla Sapienza, quindi per fare un percorso tradizionale, diciamo, no? Dopo le scuole superiori o lavori o ti iscrivi all'università, tendenzialmente. E avevo in parallelo studiato anche doppiaggio, per tutto il periodo delle scuole superiori ho frequentato un'accademia teatrale a Bari, nella mia città, però poi durante il percorso universitario, dopo un po' di mesi, sono andata in crisi, perché mi sono resa conto che io nella mia vita non mi vedevo a tradurre o a lavorare come interprete, non mi vedevo in un lavoro da ufficio, non mi vedevo in quelle situazioni lì. Ed è stato da una parte una grandissima sofferenza, perché di nuovo mi sono sentita sbagliata. Mi sono sentita come se avessi qualcosa che non andava bene. Avevo molta paura del giudizio della mia famiglia, perché nella mia famiglia ci sono tutte persone laureate, plurilaureate tra l'altro. Quindi avevo molta paura della loro reazione, del loro giudizio, di poterli in qualche modo deludere. Avevo un po' timore soprattutto di deludere mia mamma in qualche modo, e invece mi sono salvata da sola, perché non mi sono dimenticata di me, non mi sono dimenticata del valore che per me aveva recitare, del valore che per me aveva stare su un palco, del valore che per me aveva quello che poi il mestiere che ho scelto. E quello mi ha dato la forza di salvarmi sicuramente dalla frustrazione e dall'infelicità del fare un qualcosa perché è così che si fa o perché è quello che devi fare, ma scegliere io quello che volevo per me, andando anche contro quello che gli altri si aspettavano, contro ogni aspettativa. E questa cosa per me è stata difficile da affrontare, ma sono molto contenta di aver avuto il coraggio di fare questo tipo di scelta, con tutte le difficoltà che ha comportato, con tutte le difficoltà del giorno d'oggi, lavorativamente parlando, con tutto quello che c'è. Non mi sono dimenticata della Paola che giocava con le bamboline, con i pupazzetti in generale, con le voci, che creava spettacoli, che faceva imitazioni. Non mi sono dimenticata di quella Paola. Quindi a quella bambina direi: brava, non ti dimenticare mai di questa cosa. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Bellissima risposta, veramente, veramente. Ero qua che ti guardavo, ti ascoltavo. Sognante. Fantastica, <così. ride> fantastica, veramente. Allora, abbiamo 20 minuti, mancano le tre domande peggiori. Vai, io te lo dico, sono, eh. Ci sono. Io gliel'ho detto, mo se me mena, voi sapete. Non è vero, ma io in realtà, apro una parentesi, in realtà sono una poliziotta. Persona... Poliziotta? Non sì, mi menare. No, non ti menerò. Finché non farei niente che lo meriterà, per cui lo meriterai. E, no, io tendenzialmente mi considero una persona molto paziente, e chi mi conosce sa che lo sono. Come tutte le persone molto pazienti e direi anche molto buone, quando perdo la pazienza vuol dire che la situazione, la situa, è un attimo seria.
Cioè, nel senso che stiamo veramente facendo il 48. E quindi ti dirò, sì, mi arrabbio, ho ragione di arrabbiarmi, punto. E quando scatta il barese, così è. Madonna, vedi, confermo dalla regia, esatto. Chi mi conosce bene lo sa. Quindi no, io sono molto paziente come persona. Però insomma, non ce ne approfittiamo, ecco. Certo. Si sa che non è never, il caso. Never, never. Paola. Vai. Ivan, dimmi. Come stai oggi? Con una risata isterica, basta come rispondo. Certo. Come stai oggi? Allora, mi verrebbe da dire... meglio di ieri e peggio di domani. Meglio di ieri, sì, e peggio di domani. Confido, ogni giorno non siamo mai la stessa persona del giorno prima. Siamo in continuo cambiamento. Nonostante sia più comodo, o in generale l'essere umano tenda ad avere bisogno di sicurezze, di stabilità, di cose che non cambiano, che rimangono sempre in un certo modo, noi siamo in continuo cambiamento, e questo è un dato di fatto, che piaccia o no, faccia paura o no, però è così. E quindi ecco, come tante altre persone, il post quarantena soprattutto è stato molto brutto, molto difficile, per vari motivi, non solo da un punto di vista lavorativo, anche da un punto di vista personale e di salute, mi verrebbe da dire, per certi aspetti che insomma quando sappiamo, c'è la salute di mezzo, lo so bene, esatto, non è mai molto divertente la questione, diciamo. Posso rubarti sta risposta se mi chiedono come sto? Certo, ragazzi, prendete, fatene ciò che volete. Copyright. solo per cause buone. E quindi ecco, è un periodo un po' ci sono giorni in cui mi sento meglio, giorni in cui sto peggio. Ascolto me stessa, ascolto le mie emozioni, cerco di ascoltare anche il mio corpo, ovviamente, che in realtà ascolto parecchio, cioè siamo abbastanza in sintonia, me stessa, me, myself and I, diciamo, direbbero gli inglesi. E quindi sì, sicuramente meglio di ieri, e peggio di domani, quindi domani sarà ancora meglio, spero, ovviamente uno cerca di essere positivo, anche perché stare tutto il tempo a dire, cioè, mio Dio, è tutto uno schifo, perché la vita fa schifo, perché c'è un periodo orribile, c'è un anno tremendo, cioè, sì, sì, siamo d'accordo, benissimo. A cosa porta questa cosa? Cioè, nel senso, sì, ci sta a lamentarsi, perché anche quelle sono emozioni che in qualche modo devono venire fuori, però poi a un certo punto reagisci, cioè, nel senso, ok, cerchiamo di fare qualcosa per stare meglio. No, per quanto possibile, ognuno con i propri tempi, a piccoli passi, però in qualche modo bisogna cercare di fare anche piccoli passi che ci aiutano a stare meglio, che può essere cercare di dormire bene, mangiare cose che ci piacciono, dedicarci proprio al nostro corpo, che sia appunto, non lo so, per chi insomma ha l'abitudine, la vive come una coccola, farsi una maschera per il viso o andare a passeggiare per esempio nei parchi, stare a contatto con la natura, cioè bastano veramente piccole cose, non serve fare chissà che, però sono piccoli passi, piccoli gesti che secondo me poi l'umore insomma lo tirano su o comunque danno una mano, e quindi non ce li dimentichiamo, insomma. Quindi questo. Domanda extra vai. Tanto ce ne mancano due. Dai, diamo un quarto d'ora, ce la facciamo. Cioè, esce fuori da queste domande, sì, da queste risposte, eccetera. Sì. Ciao Talion. Ciao Talion. Tutto bene. Una qualità, cioè una caratteristica che ti è rimasta in memoria, in ricordo di Seras, una che ti è rimasta di Yuffie, una che ti è rimasta di Bart, se te lo ricordi, perché è un lavoro di 2 anni fa, e più recentemente qualcosina di Caulifla, cioè questi quattro diversissimi personaggi. Ammazza, che domandona. Al volo una cosetta che ti è rimasta impresso. Allora, di Seras... la difficoltà di farla o la gioia nel farlo, la caratteristica caratteriale. Allora, di Seras è bello il passaggio tra la Seras insicura nel panico e la reazione forte che lei ha. Cioè passa proprio da un opposto all'altro, praticamente. E quella è stata impegnativa, secondo me, come trasformazione, ma è anche molto bella. Quindi quella me la porto, quella scena, quel momento là me lo porto nel cuore. Poi di Yuffie Dub. Yes. La farla Dub. Di Yuffie la devo fare. Eh sì. Vai, 3 2 1. Aspetta! Coreografia. 3 2 1. Bravo.
E per quanto riguarda Yuffie, vabbè, la già se ride. Cioè, solo una, cioè, l'essere così frizzantina, l'essere peperina, l'essere tremenda, direbbe mia mamma tremenda, ma molto divertente. Io mi sono divertita tantissimo, te l'ho detto, cioè il mio personaggio preferito tra quelli che mi hai fatto fare con Zero Mic, e sono felicissima e ti ringrazio. C'è anche perché mi hai dato questa da possibilità, fare. Non vedo cioè, l'ora, c'è io sono già lì, quindi adoro. Di Caulifla, più che altro perché Caulifla, tu, vabbè, abbiamo fatto l'ultimo video sì. la settimana scorsa, sì. E la prima volta che l'avevi doppiata era 2 anni fa. Eh sì. Quindi il contesto era simile. Sì. Lei ha un po' queste reazioni, passatemi l'aggettivo poco francese, cazzute, e in cui per certi aspetti c'è un lato del mio carattere che proprio è molto in empatia con questa cosa. Quindi sì, direi magari ecco, quelle reazioni, anche quelle uscite molto... Cioè, diciamo, non è una che va molto di forma, insomma, no. È una molto di sostanza, molto pane al pane, vino al vino, ecco. Quindi quello mi è rimasto impresso. E sei una Saiyan anche tu. Assolutamente. Sei una Saiyan. Ragazzi, seguo Dragon Ball dalle scuole elementari, non ho mai smesso, tra l'altro. Quindi, non mi toccate Dragon Ball, molto bene. Sempre perché, no, ma ci sono cartoni per bambini e cartoni per bambine. No, io li ho guardati tutti. Guardate che i risultati quali sono. Scusate. Piccola visione del futuro. Se si fosse fatta la saga di Majin Buu, questa ragazza avrebbe fatto Videl. Ma tu non mi puoi dare queste notizie in live! Avrebbe fatto Videl. Solo che non si fa, quindi c'è poco da menarsi il camper live. Va bene, Ivan, chiudi la live, voglio andare, me ne vado, basta. Però... Maria, io esco. Madre mia. Oltre a Goten, che te la potevi contendere con Giorgia per un semplice fatto di continuity vocale, però mi Videl. Sarebbe piaciuto un sacco Videl. Vederti su Videl. Videl. Considera che io adoravo Videl e Pan. Pan. Sai, secondo me, anche vocalmente su chi ci saresti stato davvero bene? Su Goku bambino. Patrizia Shanka in my heart. Oddio. Su Goku bambino, che secondo spettacolo. Me, non andando troppo a modificare la voce, secondo me ci stavi perfetto. Beh, si potrebbe sempre fare in un futuro, non credi? Certo. Voi sapete anche che c'è un film di un altro canale che non è Team 4 Star che ha fatto una movie abridged di Goku bambino? Bene. Oh. Se ne parla a settembre, ragazze. Oh. Ciao Orfico, chi è la fanciulla? Questa ragazza, questa signora... No, allora, con signora, cioè non ti meno neanche teglietto fuori dalla finestra, vedi che questa delità. Signora ha doppiato negli ultimi 4 anni e mezzo in Zero Mic, Caulifla, Seras Victoria in Helsing, Yuffie in Final Fantasy Machina Bridged. È stata una scoperta e per quanto mi riguarda la mia fetta decore è su Bart ragazzino. Che è stato un cameo, perché era infatti, in un capitolino. Sì, sì. Però, sì. Cioè, proprio però... meravigliosa. Tanto tenero, Bart. Tanto tenero. Mi ricordo... Mi ricordo la... Siccome so quanto tu ci tieni a quel progetto. Lo sanno cioè, tutti. Proprio ti permea. Cioè, proprio è un qualcosa che certo. permea. Sono arrivata alla P, è incredibile. Scusate, finisco così. Mi ricordo che ci tenevo tanto a trovare una modulazione che fosse adatta alla voce del personaggio, che non fosse né troppo bambino né poco credibile, perché comunque sono una donnina, che se ne dica. E mi ricordo che mi c'ero proprio intignata e lui pazientissimo, veramente pazientissimo, che diceva no dai, no ma l'hai trovata, prova un po' di più, un po' di meno, un po' di più, e io così, oh mio Dio, speriamo di ingranarla. Quindi è come proprio sì, ma l'hai trovata, ma anche Goten hai fatto sì, mi ricordo, un paio di volte. Mi ricordo, però sono comunque un pochino diverse. Sì. Perché comunque sono età un po' diverse. Ma infatti la cosa incredibile è che non solo una persona, cioè abbastanza persone, mi hanno detto ma quello che fa Bart ragazzino nei 9 capitoli di Ken, ma è un ragazzino? Cioè, ma veramente? No. Sì, sì, sì. Perché hai usato una vocalità, una spontaneità, e sì, prendendo sì. tra l'altro il carattere del personaggio, sì, 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 sì. che sembra davvero un ragazzetto. Meno male, sono molto contenta, perché ci tenevo molto. È stato fatto un grandissimo lavoro, sempre sì, con grazie. Tantissima generosità, grazie. Perché questa cosa grazie. È fondamentale. Io non ti ringrazierò mai abbastanza. No, per sono io che non vi ringrazierò mai abbastanza. Vabbè, è un ringraziamento reciproco, ora. Che perché proprio avete dato tutto quello che avevate, tutti veramente spettacolari. Quando si lavora bene,
Penultima domanda. È un piacere. Vai. Come vai. Si chiama? Si chiama Paola Orfico. Orfico, c'è scritto sul titolo. Oh, allora. Penultima vai. Domanda. Queste ultime due sono un pochino pesantine. Vai. Come piace a me. Allora. Non avevo dubbi, proprio il momento strazzamutande, come si dice da noi, vai. Quale sarebbe per te la più grande disgrazia? La più grande disgrazia. La più disgrazia. Grande. Cioè che dici, madonna, te prego. Quella cosa lì. Prego, prego, pensa, io intanto leggo la chat. Ti è uscito un po' il barese, poco. Madonna, lo so, ogni tanto mi scivola così. No, a me è uscito un po', che non mi esce mai il barese. Cioè, il pugliese devi fare pratica, qua c'è da studiare. La più grande è stupenda, è molto graziosa ed è anche simpatica. Grazie. Lo so. Ha la battuta pronta. Lo so. la più grande disgrazia. Bah, a pelle mi verrebbe da dire... morire insoddisfatta. Nel senso... Allora, nella vita non si può probabilmente riuscire a fare tutto, uno ci prova, però insomma, le giornate sono fatte da 24 ore, ci sono priorità, imprevisti vari dietro ogni angolo, vedi il 2020 in particolare, in questo insegna tantissimo come anno, eccetera. Io ho sempre pensato, quando morirò vorrei morire serena, nel senso, senza avere grossi rimpianti, cioè... cercare un po' carpe diem, cioè cercare di... Ma mi stai spoilerando la domanda dopo. vabbè, senso? Vai avanti, loro sanno. Prego, allora prego. La chiudo qua, così mi fa... Allora l'inglobo. No, dicevi? No, nel senso... morire serena. Okay. Sì, magari ci saranno cose che non sarò riuscita a fare, eccetera, eccetera, però spero di riuscire a fare quelle che per me sono importanti, a livello emotivo soprattutto. Per me diversamente sarebbe un po' una disgrazia, cioè qua torna la vergine un po' pignola, direi mannaccia quella. Quindi la più grande disgrazia? Morire con i rimpianti, o anzi ce l'ho, morire già morta. Ma qua mi citi Ken, tu sei già morto. Mi citi Ken, morire, hai visto? Morire già morta. Ormai vuoi un shinderu proprio, sa che te. Questo che è giapponese. Hides. Morire già morta. Meraviglioso. Morire già morta. Questa cosa va sarebbe segnata. Una grandissima disgrazia. Ciao Pichu, ciao. Ciao. Quindi direi quello. Paola è una ragazza molto saggia, oltre che molto bella. Grazie. Ne sono consapevole anche qua. Morire già morta. E allora Paola, terminiamo questo test, toccando ferro. Che tra l'altro posso dire fa un po' seduta dallo psicologo questa ma cosa. Ma certo, tutti me lo dicono. Mi sembra che stai in terapia. Allora sì. Sono rodata. Sono domande che già vanno fatto anche quello. Dentro vai. Le viscere dell'animos. Vedo. Anzi, dell'animos. Allora, che c'è? Oh, pareva un piccione. Allora, aspetta che c'ho il terrore. Ultima domanda. Vai. Ultima domanda di queste 15 domande. Vai. Abbiamo scoperto un pochino chi è Paola. Poi andiamo con i ringraziamenti. Yes. Domanda 15. Vai. Ultima. Come vorresti morire? Ah, ce l'ho. Allora. Non so perché, ma fin da bambina... Non lo so perché, però veramente fin da bambina ho pensato a... Quando morirò? Tu dici perché? Non lo so, ero figlia unica. Certo. Non lo so. E ho sempre pensato, ho sempre detto... Uno, spero di morire di morte naturale. Mm-hmm. Due, spero di morire a casa. Poche cose mi uccidono l'animo come gli ospedali. Faccio questa dichiarazione. Ragazzi, io da una parte stimo tantissimo i medici e gli infermieri perché fanno un lavoro che io non riuscirei mai a fare con tutta la buona volontà. A me l'ospedale, cioè anche vederlo da lontano mette una tristezza nell'animo, un'angoscia esistenziale che piuttosto veramente mi amputo una gamba pur di non andare in ospedale. Per andare io in ospedale vuol dire che sono nel panico, quindi madre mia. E dall'altra parte... mi fanno anche un po' paura i medici, perché non lo so, sarà che appunto stare in quegli ambienti in qualche modo emotivamente ti tempra,
Mi chiedo sempre che rapporto abbiano con la loro emotività. Ma al di là di quello, quindi ecco, sì, spero di morire a casa, non in un ospedale, perché penso per me sarebbe straziante. Cosa molto egoistica, ma penso sarebbe tremendo. Dici da sola? Da sola, sì, sì, a maggior ragione da sola, ma anche in compagnia. Cioè, in generale, con l'infermiere del merda, magari. Sta in un ospedale. Cioè, io quando vado negli ospedali, grazie a Dio, fino ad ora poche volte. Però io litigo, cioè io con qualcuno comunque litigherò se andrò in ospedale, perché non riesco a controllarmi, cioè non alla prima risposta a cavolo che mi dai, velo, non sono più in grado di intendere e di volere. Quelle sante anime che mi hanno accompagnato in un ospedale lo sanno molto bene, avete la mia infinita gratitudine, imperitura memoria, e quindi è così, spero di uno morire a casa e due non da sola, cioè di avere qualche anima buona che mi avrà voluto bene in vita, che sarà lì un po' a tenermi la mano e ad accompagnarmi in verso là, la dipartita, in là. Il più in là possibile. Poi nel senti, 2079, ma anche 80, poi come dice mia mamma, siamo sotto il cielo. Quindi anche lì torniamo un po' al carpe diem, cioè cerca di veramente vivere appieno il tempo che hai a disposizione, perché per quanto sì, siamo giovani, uno spera sempre, no, di morire il più tardi possibile, però oggettivamente non lo sai. No. Che fa paura come cosa, me ne rendo conto, certo. Fa paura anche a me, però di fatto non lo so. Ma tu lo sai, Paola, che... Io so di non sapere. Io da piccolino, mia madre te lo potrebbe raccontare, ecco. È una cosa che ha sconvolto tutti. Sì. Io piangevo. Cioè da piccolo, è vero, perché avevo una paura fottuta della morte. Madonna. Ma mia persona, ma da bambino, 6-7 sì, anni, sia mia che dei miei familiari, non avevo amici a 5 anni, che cazzo c'avevo, i fratelli, avevo una paura tremendo. Fottuta, cioè proprio piangevo, mi disperavo, e mi ricordo che feci un tema che commosse anche il maestro, diciamo, delle elementari, era compito libero, e sviscerai questa cosa della morte, e feci un tema, 8-9 anni, dove parlavo della morte, cioè del disastro che mi creava il morire, ma senza pensare all'aldilà, agli angeli, no, Dio, Satana, morte. No, la morte, cioè proprio l'angoscia de morì, insomma, fondamentalmente. Quindi è un tema, insomma, per quello è l'ultima sentito. Domanda, perché proprio mette... un pochino il punto fermo su una visione, anche quello di cui facciamo parte. Sì, no, io fin da bambina l'ho sempre vissuta così, e morti che ho, diciamo, sperimentato nell'arco della vita di persone molto care, parenti, mio papà, eccetera, eccetera, a maggior ragione hanno rafforzato questa cosa, sia per la domanda precedente che per questa. Domanda al volo, secondo te cosa c'è dopo? O se c'è qualcosa? O se non c'è? Io spero la reincarnazione. Ah, sei una piccola Krilli, sì, un po' buddista. Sì, un po' l'Asia, capisci? Che poi c'è una coerenza di fondo, ragazzi. K-pop, guarda, chi però, al di là. K-pop. Però te lo correggerò fino alla fine dei tuoi giorni. E quindi per tanti anni, da tanto tempo a venire. Speriamo. E sarebbe figo la reincarnazione. Sarebbe molto interessante, molto figo. Quindi sì, come ti direi quello? Bene, bene. E... ci rincarniamo in che cosa? Altri esseri dipende umani? Dipende da come ti sei comportato in vita. Ah, ti proprio sei il karma, dici? Sì, ti sei comportato male, meno, creatura inferiore. No, non è vero, creatura più semplice magari. Ti sei comportato molto bene, vita pro. Pensa che bello un giorno, tipo, avere quelle carte gold. Così, cosa sono? Ora dopo questa filosofia la butto proprio sul materialismo. Così che strisci la carta, sei ricca da fare schifo e dici chissà come sarebbe vivere così. Non sto scherzando. Però sì, sarebbe interessante, vedi, provare vite diverse. È quello che fa un po' il teatro. Vedi che c'è un trucco. Guardate, c'era un telefilm che si chiamava Quantic Leap, bellissimo. Che praticamente poi non l'hanno più rifatto, era degli anni 80, dove questo personaggio, questo signore, per un fatto di destino, si reincarnava nelle vite del passato di altre persone, quindi una volta era una donna di colore nei campi, una volta era un burocrate dell'Ottocento, insomma si trovava in situazioni sempre complicate. Bello che nel telefilm tu vedevi l'attore, ma lui quando si specchiava vedevi la faccia che
con cui gli altri lo vedevano. Che spettacolo! E terminava il suo viaggio quando cambiava il destino di quel momento storico, sì, di quel personaggio. Era un telefilm bellissimo. Che figo, detto così! Non l'hanno mai rifatto, non l'hanno mai più rifatto. Ma in streaming si troverà da qualche parte. Sì, Quanticlip, salto quantico, o Quantic qualcosa, insomma. Hanno scritto Quantum... Quantum Leap. Quantum Leap, esattamente, esattamente. Allora, Paola, siamo arrivati al 000, il tempo è scaduto, yes. Sono le 11 precise. Quindi ci diamo un minuto per salutarci. Allora, ragazzi, siete 33, grazie a tutti grazie per essere mille. Stati qua. Vi ho presentato e si è presentata Paola Moscelli, che sarà ed è tuttora ed è stata la voce, una delle voci dei cuori pulsanti in Zero Mic, che hanno creduto in questo progetto e che credono, mi auguro, in questo progetto. Insomma, diversamente, insomma, 4 anni non li fai, voglio dire. La risenterete su Yuffie, ancora su Seras, quando riusciremo a fare sti benedetti due speriamo molto presto. E su Caulifla, se ci sarà ancora occasione. Su Bart Ragazzino, non prometto niente, purtroppo. Grazie a tutti per essere stati qua, grazie Paola. Ragazzi, grazie mille, grazie a te per avermi avuta come ospite. Cioè, è stato bellissimo, era una vita che sognavo di dirlo. Sto scherzando. Grazie ragazzi, grazie mille anche, insomma, per siete stati molto carini, molto partecipi, quindi grazie mille. Grazie veramente a tutti. Ultima cosa, domani sera non sono in live domani sera perché devo lavorare. Ci vediamo mercoledì sera alle 9:30 con il continuo del Multiverse. Buonanotte a tutti, grazie Paola ancora. Grazie a voi, grazie a poliziotta. Ciao ragazzi, prego. E si dice K-pop. Ce l'hai fatta! Vedi alla fine, vedi che a smartellare e ripetere le cose poi qualcosa si ottiene. Dai! Fatelo sempre ragazzi, rompete le balle. A mercoledì. Con rispetto. Ciao.